un'azienda di ricerca privata, il Parco Scientifico e Tecnologico Ionico Salentino, di 10 anni, quindi sono 24 anni di esperienza. Io essenzialmente cercherò di trasporre in concetti ciò che in questi anni abbiamo sviluppato come attività di ricerca. Avevo pensato di proporvi una giornata fatta di questi tre macro argomenti. Vorrei prendermi una introduzione, un po' di tempo per fare delle considerazioni di carattere generale, quasi filosofico, sugli ingegneri, sui design, sulla materia, sulla forma, sul vuoto, insomma, cose un po' astratte. Dopodiché fare qualche considerazione sulla mia percezione di quello che è lo sviluppo attuale della stampa 3D e della prototipazione rapida, e poi fare dei case studies, che sono essenzialmente il lavoro che a partire dagli inizi degli anni 2000 noi abbiamo svolto presso questo Dipartimento di Ingegneria, da quando, acquistando una 3D system, abbiamo iniziato a coniugare la ricerca sui materiali con la prototipazione rapida e la stampa 3D. Quindi questo è un po'. E poi ovviamente siccome non è proprio una lezione con concetti, eccetera, la cosa simpatica è approfittare della presenza di persone di tante provenienze, dai colleghi miei ingegneri agli architetti, ai designer industriali, per commentare insieme e fare insieme delle discussioni, quindi interruzioni, commenti da parte mia sono benvenuti. Questo, diciamo così, è una timeline che anche classifica i miei interessi scientifici. È una carriera che parte dagli inizi degli anni 90 e ha a che fare con due macro argomenti. In quest'area bianca, gli argomenti collegati alla scienza dei materiali, la scienza dell'ingegneria dei materiali. E nell'area gialla, gli argomenti collegati alla surface engineering, cioè al modo con cui, cambiando la superficie dei materiali, si stravolge totalmente le loro caratteristiche funzionali e le loro proprietà. Quindi, questo doppio aspetto caratterizza gli ingegneri del materiale, il bulk, cioè la materia così come è fatta nella sua interiorità, è quello che appare. A volte quello che appare addirittura supera nelle aspettative, nelle performance, quello che è dentro la materia. Quindi ho voluto fare questa ripartizione. Mi sono occupato di nanotecnologie prima che fosse coniato il termine, andando a sviluppare dei vetri, dei materiali amorfi che contenevano nanoparticelle di materiale per quello che si pensava potesse essere un'applicazione nella fotonica, un argomento ancora al di là di venire, per capire in un secondo momento che forse queste ricerche non andavano così bene, però ne ho tratto una lezione importante e coglierò l'occasione per farvi vedere come si connettono delle cose che apparentemente sembrano inutili e slegate e lontane da un contesto. Quindi questo anche mi piace del meeting di oggi, cioè poter pensare che ci sia una sorta di cross fertilization tra chi come me ha competenze sui materiali, ma non espressamente sul design, e chi come architetti e designer hanno competenze sulla forma, sul disegno e magari non entrano nell'intimità del materiale. Quindi questa è un po' una carriera che si è basata sullo sviluppo di materiali compositi per l'aerospazio, inizialmente quindi su vetri ingegnerizzati, su superfici antibatteriche, su superfici autopulenti, su materiali aerospaziali che poi sono diventati anche materiali di interesse comune, tipo per esempio nel settore dentale. Quindi abbiamo cercato
di esportare quello che era una committenza, una competenza inizialmente negli anni 90 verso temi più, diciamo, verso lo user. Mi piace raccontare di questa esperienza. Nel 2003 ho costruito, essendo un po' appassionato di fotografia, di grafica, di computer grafica, ma a livello molto di base, nel 2003 ho realizzato in proprio, diciamo, un sito in cui mettere a disposizione i contenuti didattici dei miei corsi ed anche i contributi in termini di monografie dei miei studenti, quindi ho delle loro tesi. Quindi un materiale amplissimo in italiano che riguardava la scienza dei materiali. E la mia scelta è stata quella, diciamo, essenzialmente l'ho pensato in un ambito molto locale, di condividerla anche per il gusto, diciamo, di dire agli studenti: sì, avete fatto le monografie, non sono servite soltanto per una valutazione, ma perché è stato uno sforzo creativo che io adesso valorizzo. E pensando di fare una cosa locale, in realtà è diventata una cosa abbastanza globale, almeno nazionale. Queste sono le statistiche del 2012. Nel mese di ottobre 190.000 pagine scritte, pagine viste, 149.000 pagine viste, 15.000 visite, praticamente qualcosa come 6.000 pagine viste, insomma un successo strepitoso di questo sito, dove praticamente mi sono accorto dopo, studenti, colleghi e in generale quelli del mondo dell'industria che volevano trovare delle informazioni sui materiali si sono andati a imbattere, e Google, senza che io gli dicessi niente, progressivamente, avendo notato questo accumulo di materiale e il gradimento, l'ho portato sempre di più, sempre più in alto. Quindi 190.000 hits al mese non sono pochi, e in qualche modo hanno costituito la mia fortuna e visibilità, nel senso che è vero che condividevo e i colleghi di tutta Italia potevano appropriarsi, cose che loro non facevano, che si nascondevano nei loro siti universitari, i loro contenuti didattici, io li ho condivisi e molte persone se ne sono appropriate in diverso modo. Ma nello stesso tempo questo ha portato una visibilità e una serie di contatti che mi ha consentito di ampliare le collaborazioni scientifiche, ma anche quelle industriali. Quindi molte aziende multinazionali che, un po' per la letteratura scientifica sulle riviste specializzate, però quelle sono appannaggio dei ricercatori come me, degli accademici, ma non degli uomini d'azienda. Però grazie alla visibilità di Google, diciamo, sono riuscito a venire in contatto con diversi tipi di domanda, e questo è stato anche la base per poi sviluppare in seguito delle spin-off accademiche, che quindi, diciamo, hanno consentito ai miei ex studenti di ingegneria e ex dottorandi di iniziare a fare un lavoro sulla base dei contatti e delle consulenze che le aziende ci prendevano. Quindi, diciamo, lo riporto come un esempio open source, no? In cui la condivisione del sapere, piuttosto che essere velata, eccetera, diciamo, è stata un fatto positivo. E il vantaggio non è stato tanto quello di vendere quello che andavamo producendo, anche perché sono abbastanza convinto che quanto più possibile la conoscenza va condivisa e quello che si ottiene è bello poi darlo, no? Tranne che in alcuni casi. Quindi sono un material scientist, e che senso ha definirsi oggigiorno uno che ha a che fare con la scienza e l'ingegneria dei materiali? Vorrei citare questo paradigma chiamandola la rivoluzione copernicana nel mondo dei materiali, affinché fosse anche una sorta di vision che da trasmettere da parte di uno che ha a che fare con i materiali a chi ha a che fare col design, con la forma.
L'approccio classico allo sviluppo dei materiali era che, dato il materiale, il legno piuttosto che la pietra, piuttosto che la pelle, utilizzare questi per la realizzazione, la costruzione di un prodotto, la progettazione di una forma. E questo modello però va invertito. Quindi dal cercare applicazioni per materiali conosciuti, l'approccio moderno alla scienza dei materiali fa sì che sono i bisogni e la domanda che originano lo sviluppo di nuovi materiali. Quindi questa è una sorta di rivoluzione copernicana nel campo della scienza e dell'ingegneria. E non ci sarebbe bisogno di uno che concentra, come ho fatto io, 24 anni della sua vita a studiare i materiali, se non ci fosse questa opportunità, cioè delle grandi possibilità offerte da questa inversione di prospettiva, da questa rivoluzione di comunità. Quindi mi piace dire, progettiamo e ingegnerizziamo materiali secondo le nostre esigenze. Questo approccio è un approccio scientifico, a volte anche di base, ma secondo me oggigiorno, con l'avvento delle nanotecnologie, di tanti ambiti, c'è spazio per tutti. Quindi per architetti, design, industriali. Questo giusto per avere una visione storica, diciamo una tassonomia storico di classificazione dei materiali, che ripartendoli nelle classiche quattro suddivisioni, i metalli, gli inorganici ceramici e vetri, gli organici polimeri ed elastomeri, i materiali ibridi, fa vedere come da quando più o meno abbiamo evidenze storiche, 12-13 mila anni fa, l'uomo, a partire dalla conoscenza di pochi materiali, ha via via approfondito e utilizzato un numero crescente di materiali, producendone per conto proprio, oltre che prendendoli dalla natura, e questa enorme mole di materiali impone degli sforzi, innanzitutto dal punto di vista dell'uso strutturale dei materiali, no? Mentre prima si aveva a che fare con materiali interessanti, sì, ma con caratteristiche meccaniche piuttosto scadenti, a partire dall'inizio del secolo scorso c'è stata un'impennata relativa alle performance e alle aspettative strutturali dei nuovi materiali che venivano sviluppati. Per intenderci, da poche decine di Pascal, centinaia di Pascal, noi siamo arrivati ad ottenere dei materiali che possono avere 10 gigapascal di resistenza in trazione, cioè significa un gigapascal, cioè io ho una sezione di un centimetro quadrato di una fune, quella fune, se ha un gigapascal, mi regge 10.000 tonnellate, diciamo. Quindi se io ho 10 gigapascal riesco a prendere 10.000 kg, quindi 100 tonnellate, quindi un'enorme forza a partire da un materiale veramente esiguo, no? Quindi la grande evoluzione dei materiali ci consente di progettare strutture che sono ad un tempo leggere e estremamente performanti, e questo è un aspetto che il progettista deve rendersi conto di quelle che sono le enormi potenzialità a disposizione quando si ha a che fare, per esempio, con una fibra di carbonio, con una fibra aramidica, che possiedono delle resistenze e delle rigidità impensabili per i materiali di una volta. Quindi non più, diciamo, attraverso questi materiali particolarmente performanti, la funzione, diciamo, non è più il disegno, la forma non deve più seguire la funzione, ma può imporre dei materiali, delle forme che prima non potevano essere ottenute. Questo è un aspetto, quello delle proprietà strutturali, dove già ci sono delle importanti sfide e argomenti di dialogo tra l'ingegnere dei materiali e il designer,
per capire, diciamo, come strutturare, come disegnare, per non parlare, diciamo, qui sto parlando della resistenza dei materiali, c'è un discorso da fare sulla rigidità, c'è un discorso da fare sulla anisotropia dei materiali, cioè un materiale si può progettare in modo che in certe direzioni abbia delle proprietà, in certe altre ne abbia delle altre, quindi delle sfide al mondo del design molto importanti. Ma ancora e oltre, diciamo, una crescita culturale comune la intravedo nel settore delle proprietà funzionali dei materiali. Cioè, il materiale, oltre ad avere una funzione strutturale, ha delle funzioni che, tipo la conducibilità termica, tipo le proprietà ottiche, tipo le proprietà termiche, tipo le proprietà di traspirazione, tutta una serie di proprietà che oggigiorno possono essere ingegnerizzate in maniera molto fine e che quindi vanno in cerca di utilizzatori, laddove una cultura di questi nuovi materiali deve pervadere un po' gli altri campi. Questo è per esempio un lavoro che stiamo sviluppando qui nel Dipartimento, un materiale aerogel nanocomposito. Sarebbe praticamente un materiale più isolante potenzialmente delle schiume poliuretaniche, quindi con valori di 0,0302, anche 0,1 watt per metro Kelvin, materiali quindi con una capacità isolante elevatissima anche alle elevate temperature. La disponibilità di un materiale che abbia questa enorme capacità di isolamento in uno spessore molto sottile apre grandi orizzonti. Questo per esempio è la tuta di un pompier che cammina nel fuoco isolato, no, da un materiale ad alta capacità di coibentazione. Questo è un case study interessante, una ditta locale di Cavallino che si chiama Costruzioni Solari, che, diciamo, ha lanciato sul mercato questo materiale che gli abbiamo suggerito. Noi lo stiamo sviluppando su scala prototipale in una certa composizione, c'è già un prodotto americano simile con delle performance di isolamento termico molto elevate, e questo ha consentito a questa ditta che costruisce pannelli solari nel campo del solare termico, quindi per fare il pannello solare generalmente è una cosa piuttosto impattante e brutta da vedere, perché molto spesso, a causa soprattutto della coibentazione, molto spesso è l'ana di roccia che sta sotto i collettori. Riducendo notevolmente quello spessore, Costruzione Solare ha realizzato un materiale, questo pannello solare che ha chiamato slim, cioè sottile, che quindi riduce di molto lo spessore, rendendo molto più credevole e adatto all'architettura quello che è invece pensato come un qualcosa che abbrutisce i tetti, no? Quindi questo è un contributo dato da proprietà funzionali speciali allo sviluppo anche di nuovi prodotti, di nuovi concetti. Per non parlare poi di quello che succede nel campo dei materiali vetrosi, il vetropiano è un prodotto oramai disponibile a pochi euro per metro quadrato, ma molto, diciamo, trascurato nella progettazione per quanto attiene sia i suoi impieghi nel campo energetico, cioè risparmio energetico piuttosto che la massimizzazione del comfort luminoso negli edifici, piuttosto che l'isolamento termico. Quindi riuscire a manipolare quella che non è una proprietà meccanica del materiale, ma una proprietà funzionale, apre delle prospettive estremamente interessanti in architettura e nel design. Questi sono degli esempi di lavori che abbiamo svolto. Questo è una lastra di vetro 3,2 x 2,4 metri, la classica, diciamo, lastra di vetro che arriva a disposizione degli architetti, e se notate, diciamo, c'è il mio collaboratore che la fotografa davanti e alle sue spalle c'è un camion della ditta.
nella metà a sinistra, lui che fa la fotografia e il camion si riflettono perfettamente, nella metà a destra non si vede né lui né il camion, ma si vede l'opificio industriale, che è l'opificio dove abbiamo installato questo impianto che produce queste lance di vetro. Quindi questo è un esempio di un vetro che toglie i riflessi, è un vetro antiriflesso. Quindi un po' tutti quelli che hanno gli occhiali, quasi tutti se lo, oramai per pochi euro in più, hanno il trattamento antiriflesso che viene riconosciuto per dare una tonalità leggermente verde alle lenti. Un vetro antiriflesso, diciamo, può essere una cosa estremamente interessante nel design, nell'architettura, laddove per esempio realizzare la vetrina di un negozio perfettamente visibile di giorno, no? Anziché non poterci guardare. Qualcuno mi ha detto: ah, ma hai sbagliato, perché le vetrine sono fatte perché le donne si devono specchiare, diciamo, non tanto perché, e quindi potrebbe non essere proprio una cosa giusta. Infatti ancora non è decollato come prodotto. Quindi dall'estremo di annullare la riflessione del vetro semplicemente con un trattamento superficiale, abbiamo il controllo sempre attraverso uno strato che sono poche decine di nanometri sul vetro, però a seconda di come si alterna e della composizione di questo strato possiamo arrivare all'effetto opposto, cioè di avere una massima specchiabilità, no? In questo caso nella metà a sinistra abbiamo un vetro convenzionale la cui capacità di riflessione è dell'8% della luce incidente. Qui uno strato sottile di ossido di titanio, dello spessore di circa 80 nanometri, conferisce la capacità di riflessione del 30-35% della luce incidente, quindi determinando un effetto specchio, regolando i flussi energetici trasmessi dal vetro. Con in più la capacità di questo specifico materiale di tenersi pulito per azione della pioggia e del sole, cioè riesce praticamente attraverso una super idrofilicità conferita dal raggiamento solare che trasforma i legami chimici di superficie, attraverso delle reazioni chimiche foto-ossidative, di decomporre i materiali organici che si depositano sopra e quindi far sì che il materiale si tenga pulito da solo. Quindi questo è una cosa che in parte si trova già su alcuni vetri tipo Pilkington, cioè, richiedendoli si può individuare. Quindi questo è un esempio di come le proprietà funzionali trasformano i materiali, e una conoscenza delle proprietà di base aiuta anche ad una diversa progettazione. Questo è un altro esperimento che abbiamo fatto, rendere antibatteriche le piastrelle. Quindi autoigienizzanti gli ambienti come edifici pubblici, gli ospedali, dove una delle prime minacce alla salute, diciamo, è quella costituita dal fatto che andando in un ambiente come un ospedale, più che morire della propria malattia, si rischia di morire della malattia che gli danno gli altri nelle infezioni batteriche che si possono sviluppare. Per cui, diciamo, un esempio interessante su cui ci siamo molti dedicati è l'ingegneria delle superfici, la cosiddetta nanosilver technology. Cioè abbiamo sviluppato e brevettato, il brevetto 2004, un sistema che consente di depositare sulla superficie di un gran numero di materiali, dalle fibre tessili ad alcuni materiali come il poliuretano, alla pelle, eccetera, di depositare in una maniera estremamente stabile e resistente delle piccole particelle di argento, e quindi attraverso queste nanoparticelle di argento conferire la proprietà, conferire, diciamo, alla superficie che le ospita una proprietà di antibattericità
antiodore, perché i batteri sono quelli che producono gli odori, senza batteri niente odore. E quindi questo è stato scalato su scala industriale. Mi piace raccontare questo episodio perché, come dicevo prima, alcune cose che sembravano all'inizio della mia carriera quasi inutili, poi come un ramo morto, no? Si sono rivelate estremamente interessanti. Non mi ricordo chi diceva, omnia disce, videbis postea nihil esse superfluum, no? Quindi impara tutto, poi vedi che non, niente. Questa è una delle mie diciamo pubblicazioni più citate, risale al 1996, e parla dell'uso di nanocristalli di argento all'interno dei vetri per applicazioni che allora si pensavano di fotonica, cioè l'utilizzo di materiali vetrosi con capacità analoghe a quelli dei materiali per l'elettronica di deviare, anziché diciamo correnti, e quindi nel campo dei semiconduttori, no, fare da transistor o da diodo, deviare la luce attraverso quella che si chiama bistabilità ottica. Si vide in realtà che l'argento non si riusciva a controllare bene sotto questo aspetto, però quell'esperienza sviluppata nel sintetizzare nanocristalli di argento ci è tornata utile per sviluppare le superfici antibatteriche e autoblend. E questo quindi lo riporto come una sorta di case study, diciamo un caso anche di successo, visto che è in atto un trasferimento su, per esempio, Frecciarossa, le Ferrovie dello Stato hanno questo treno dove i sedili sono imbottiti e trattati con il nostro sistema. Luxottica sta valutando la nostra tecnologia, sono state sviluppate le calze antiodore sulla base di questo sistema. Un sistema molto facile ed efficace per rendere le superfici antibatteriche. I benefici, questo nel campo della medicina, per esempio questo è un catetere, quelli per il drenaggio dei fluidi corporei. Che chi è operato, chi ha particolari disagi deve tenere per mesi, con il rischio che dopo un po' di tempo no, si infetti la parte interessata. Un trattamento di questo tipo previene le infezioni batteriche. Questo è un esempio, quindi, il technology transfer di successo sui treni di Frecciarossa di Trenitalia. Un elemento di confronto tra un ingegnere dei materiali e un designer può essere il tema della sostenibilità ambientale. In questo caso, diciamo, è chiaro a tutti, no, l'impatto dello sviluppo industriale sull'innalzamento della temperatura, sull'inquinamento delle nostre risorse naturali, eccetera, eccetera. Sembra effettivamente che questo circolo per niente virtuoso, che dalle risorse della terra trasforma oggetti di uso umano in rifiuti e inquinanti, siamo tutti d'accordo che non va più bene, no? Ma come porre limiti a quello che stiamo facendo? Sicuramente lo sforzo deve essere ridurre il modo di attingere risorse naturali e far sì che le risorse che stanno nel circolo delle attività umane possano continuamente ritornare in circolo e non essere, diciamo, inquinanti e cause di distruzione ambientale. Questo sforzo, a mio avviso, deve essere comune non solo agli ingegneri dei materiali, ai designer, ma anche a chi fa educazione, eccetera, eccetera. Innanzitutto una considerazione di carattere semantico, no? Cioè quello che noi pensiamo quando in casa produciamo un rifiuto, no? Cioè già il termine non va bene, cioè, bisognerebbe proprio partire da una rivoluzione lessicale, semantica e terminologica. Non va bene chiamarlo rifiuto, perché rifiuto significa ciò che
un termine che deriva dal francese o spagnolo, refutar, che significa che io lo spargo per terra perché non ne ho bisogno. Per non parlare di termini come immondizia, no? Cioè proprio brutto. Immondizia significa qualcosa che è immundus, cioè è qualcosa che non dovrebbe nemmeno stare al mondo, no? Non è giusto che qualcosa che ci ha dato la terra, che l'abbiamo utilizzata, poi non la chiamiamo immonda. Immondi saremmo noi quando la trattiamo in quel modo. Sporcizia, no? Anche questa. Da sporcus, che significa cosparso di macchie, che poi deriva anche porcus, roba sudicia, e immondo. Pattume, dal pantano, spazzatura, e poi questa cosa qui del prodotto interno lordo, no? Quindi c'è tutta una rivoluzione lessicale necessaria per far capire alle persone che quando si ha a che fare con i materiali, tutti i materiali hanno una loro dignità, hanno la loro ragione d'essere e opportunamente valorizzati possono essere una fonte di ricchezza. Questo sforzo che nella vita di ciascuno passa per le quattro R, no? Riduzione, riuso, recupero e riciclo, è un ottimo esempio, secondo me, di un incontro tra diciamo così, uno scienziato, un ricercatore dei materiali, un chimico che si chiamava Braungart e un designer americano che erano chiamati a progettare nel 92 la fiera di Hannover, se non sbaglio. Dall'incontro e dalle loro considerazioni nacque questo concetto cradle to cradle, cioè dalla culla alla culla, la necessità di vedere la produzione, lo sviluppo di un nuovo prodotto, un approccio alla progettazione di un nuovo prodotto che sia il più possibile non dalla culla alla tomba, ma dalla culla alla culla. Quindi, lavorando insieme, ancora adesso loro fanno profumate consulenze per chi si rivolge, hanno scritto sul libro, eccetera, eccetera, grado dopo grado, hanno suggerito dei criteri, dei metodi per la riprogettazione sulla base di una sostenibilità, sulla base di il più possibile, diciamo, riuso e diciamo, riduzione di impatto dell'utilizzo che noi facciamo delle risorse che abbiamo intorno. Quindi questo terreno d'incontro è abbastanza interessante. Come vi dicevo, no? Anche probabilmente al di là della semantica andrebbero cambiati dei paradigmi e delle definizioni economiche, andrebbero riconsiderate quello che attualmente si chiama prodotto interno lordo e dai telegiornali vediamo che segna lo stato di benessere o di malessere di una nazione. Probabilmente non è il miglior modo per descrivere se si sta bene o si sta male, in quanto diciamo, noi siamo abituati. Quindi a vedere, a sapere che quando il prodotto interno lordo, no, cresce, stiamo bene. Il prodotto interno lordo è lordo, cioè, il nome stesso è brutto, no? Ma è di fatto quello che avviene. Noi produciamo anche sporcizia quando incrementiamo il prodotto interno lordo, perché il prodotto interno lordo di fatto include, per esempio, le spese con cui, diciamo, si comprano le sigarette, cioè quindi le sigarette vendute fanno prodotto interno lordo. E quando uno si ammala, per esempio perché ha fumato troppe sigarette, va nell'ospedale. Le spese che lui fa per cercare di guarire ma poi non guarisce, fanno prodotto interno lordo. Quindi qualcosa che di fatto sembra che faccia prodotto interno lordo e faccia ricchezza, in realtà è fonte di danno. Quindi se la produzione dei missili, diciamo, dell'armamentario militare, fa prodotto interno lordo, però quando vado a buttare un missile
distruggo una città, diciamo, poi fa di nuovo prodotto interno lordo perché devo ricostruire la città. Apparentemente quindi tutto fa incremento di prodotto interno lordo, ma evidentemente c'è qualcosa che non va, perché questo modo di intendere lo sviluppo, diciamo, ammalarsi perché bisogna crescere, tutte queste considerazioni, cioè fare la guerra perché bisogna incrementare il prodotto interno lordo, non va più tanto bene, no? E quindi probabilmente bisognerà sforzarsi di introdurre degli altri indicatori per decidere che cos'è la ricchezza di un paese, no? E una possibilità potrebbe essere questo ISEW, Index of Sustainable Economic Welfare, che somma, diciamo, e considera come ricchezza ciò che di materiale e di immateriale si fa per star bene, e sottrae, dicendo che è povertà, ciò che si fa, che sembrerebbe aumentare il prodotto interno lordo, ma di fatto ci sta impoverendo. Quindi le sigarette, i materiali che si producono e che inquinano, tutta una serie di speculazioni, diciamo, tutte queste cose, la criminalità, l'inquinamento, andrebbero sottratte anziché essere addizionate alla ricchezza di una nazione. Andando a riequilibrare in questo modo potremmo anche probabilmente avere dei diversi indici della crescita e dello sviluppo di un paese, e quindi in questo caso siamo tutti chiamati a contribuire. Per esempio noi come ricercatori sui materiali, lo sforzo che stiamo facendo è di trovare modi intelligenti per recuperare per esempio le ceneri, siano esse per esempio le ceneri da carbone che comunque a Cerano si producono, piuttosto che la loppa, che comunque la loppa d'alto forno che all'Ilva si produce. Questi materiali, se lasciati così o sparsi per le campagne, possono rappresentare una minaccia e inquinano. Riutilizzate possono invece nascere di nuova vita e avere un valore elevato. Queste sono per esempio tre proposte che stiamo facendo e sviluppando, questa in collaborazione con il più grosso laterificio mondiale, che si chiama Winnenberger. Questo è la cross section di un laterizio dove abbiamo fatto crescere al suo interno una schiuma realizzata da ceneri che portate in temperatura mentre il mattone cuoceva hanno realizzato un riempimento estremamente isolante sia dal punto di vista termico che acustico, no? Contribuendo eventualmente a migliorare la capacità di un laterizio, per esempio se fate un buco e volete metterci un tassello, a un certo punto quando rompete il laterizio il tassello non ci va più, no? Quando invece bucate questo sistema ancora tiene il tassello, c'è una lavorabilità, quindi stiamo portando avanti questo tipo di ricerca, riutilizzare le ceneri che sono considerate un rifiuto, bene che vada un sottoprodotto della produzione industriale, come sistema estremamente prezioso per realizzare materiali da costruzione. In questo caso quindi un laterizio arricchito, soprattutto nei paesi nordici, questo guadagno in isolamento termico è apprezzato, così come questo è un mattone concettualmente simile, gli architetti forse ne avranno sentito parlare, al litong o al gas beton, cioè sono dei cementi cellulari, sono dei cementi che sviluppano al loro interno dell'aria e diventano estremamente sottili, isolanti, no? Questo tipo di mattoni viene prodotto con una tecnologia che fa uso del cemento, che non è di per sé un materiale a impatto zero, quindi con tecnologie piuttosto costose. Noi lo potremmo produrre a partire da una risorsa a basso costo, senza andare a impattare in termini di produzione di CO2, perché quando si produce il cemento, no? Questo si produce dal carbonato di calcio portato a 1600 gradi, sia lo sforzo per elevare una massa enorme di materiale ad alta temperatura produce CO2, no? Dovendo bruciare combustibili fossili, sia il materiale di partenza, che è il carbonato di calcio contenendo carbonio,
quando in alta temperatura si decompone in ossido di calcio, questo elemento rilascia di per sé anche la CO2 che era contenuta nelle rocce. Quindi con un effetto di impatto dei cementifici estremamente dannoso per quello che è la produzione di CO2. Quindi evitare leganti di natura considerati tradizionali, in realtà relativamente moderni come il cemento, e sostituire a questi leganti molto più compatibili, che non richiedono queste dosi eccessive di dispendio energetico, è quello che ci sta caratterizzando nella realizzazione di malte che chiamiamo geopolimeriche, la cui capacità di legame, anziché dovuta al cemento Portland, è dovuta a dei silicati alcalini combinati con ceneri, con argille, che reagiscono, fanno presa, diventano idrauliche con costi estremamente più bassi e senza l'impatto di, diciamo, dovuto a questa iperproduzione di CO2 per l'innalzamento di temperatura e per il rilascio della CO2 segregata nella struttura cristallina delle rocce. Quindi un esempio di uno sforzo che infatti porterebbe a dire se veramente è questo il progresso che vogliamo, cioè pensare a un edificio e costruirlo perché al massimo possa eventualmente vivere 50 anni, o non riconsiderare un nuovo concetto di design sustainability, un nuovo concetto di progettazione che ci possa, non dico far arrivare a questi livelli eccelsi, il Partenone, l'acquedotto romano, che stanno lì, funzionano dopo 2000 anni, però almeno arrivare a qualche secolo, Quindi questo sforzo ci deve appartenere come comunità. Ed è possibile con il lavoro che si fa in termini di impegno a riutilizzare materiali di natura diversa e concetti di natura diversa. Stiamo appunto dimostrando che questo si può fare, ci vuole una certa disponibilità anche a superare quelle che si chiamano le barriere d'uscita, Perché il cementificio rinunci a produrre cemento e sviluppi una nuova malta, avendo il cementificio enormi investimenti per poter portare avanti questa produzione, chi fa una certa tecnologia fa anche cartello, fa una barriera d'uscita affinché nuove soluzioni non vengano adottate. Per non parlare del fatto che molte soluzioni richiedono sforzi in investimenti industriali e in ricerca, e non sempre questi sforzi sono accettati. Purtroppo ci sono una serie di esempi che fa capire come questi sforzi di investimento in ricerca, quando c'erano interessi price insensitive, interessavano gli investimenti nel campo aerospaziale piuttosto che nel campo militare, c'era una predisposizione da parte dei governi a investirci, ma laddove invece c'era un beneficio comune o un'applicazione che era semplicemente per la vita quotidiana, quindi cosiddetta price sensitive, questa inclinazione a sviluppare nuove soluzioni è sempre stata un po' più refrattaria. Per fortuna alcune delle cose poi sviluppate in contesti price insensitive, tipo il GPS, tipo internet, sono stati concepiti in un clima di guerra fredda con lo scopo di offendere o proteggersi dal nemico. Per fortuna su questi obiettivi c'è stato un grande sforzo da parte dei governi in investimenti militari e in ricerca, e per fortuna alcuni di questi sforzi li abbiamo pure conosciuti e si sono poi attualizzati nella nostra esperienza comune. Tante altre cose ancora non le sappiamo perché sicuramente sono segretate.
qui c'è era un confronto tra i materiali che vi ho fatto vedere prima, che abbiamo sviluppato presso la nostra università, e questi commerciali basati sul cemento. Le proprietà sono grosso modo simili o superiori nella maggior parte dei casi. Una cosa che mi piace in conclusione di questa introduzione riportare è questo positivo incontro che c'è stato con Mariangela, che ha organizzato questo Open Lab, con la quale abbiamo, diciamo, io la chiamo impollinazione, no? Nel senso che a volte c'è bisogno di uno stimolo diverso, no? Per approcciare e vedere le cose diversamente. La cosa simpatica è che ci ha portato anche un riconoscimento della Regione Puglia come startup, è l'aver concepito questa nuova forma di si chiama green skin, una sorta di ecopelle prodotta dai batteri. Diciamo un'industria dal basso, proprio basso, nel senso che piccole cellule che estrudono, assimilando zuccheri anche da materiali di scarto dell'industria agroalimentare, loro producono un qualcosa che praticamente è dell'incredibile. Vedete, questo è un micron, e quindi a confronto del micron questi sono dei filamenti che si intrecciano, si uniscono a punti, si saldano a punti, e producendo quindi una sorta di tessuto estremamente resistente, tenace, forte, diciamo, con caratteristiche anche superiori innanzitutto a quelle che sono le pelle sintetiche, ma potenzialmente superiore anche alla pelle, quella che viene fuori dalla conceria, però diciamo con un impatto ambientale nella sua produzione estremamente limitato, perché non vengono utilizzati né gli animali, ma soprattutto tutti quei reagenti chimici che trasformano la pelle in pelle, in tessuto indossabile, la pelle degli animali. Stiamo diciamo, potenzialmente in un ambito estremamente importante dal punto di vista scientifico delle possibili applicazioni. Già abbiamo vissuto, no, l'impatto della cosiddetta microfibra, le microfibre di polietilene, eccetera, no? Che hanno rivoluzionato i tessuti tecnici in termini di capacità di isolamento termico, eccetera. Le fibre che comunque sono sintetiche, derivate dal petrolio, sono interessanti, ma hanno in realtà, diciamo, uno spessore che confrontato con queste è di due ordini di grandezza superiori, perché siamo 10 micron, la microfibra, qui stiamo parlando di 40 nanometri, 40-50 nanometri. Quello che si può pensare di realizzare con questo materiale, pensiamo alla possibilità di traspirazione, tipo che si può conferire o non conferire a seconda di queste microfibre, le si tratta con un trattamento idrofobico piuttosto che idrofilico. Quella che è, per esempio, la capacità con un trattamento antibatterico e con un opportuno contenuto d'acqua e di zuccheri, questi possono essere dei naturali medicamenti per le ferite, per le ferite aperte. Noi stiamo proponendo e lanciando questo prodotto come una sorta di pelle per diciamo, lo settore industriale dei tessuti tecnici, della pelletteria, come sostituto proprio della pelle. È biocompatibile quella struttura? Allora, ci sono degli studi scientifici che è una cosa, diciamo, che dal punto di vista scientifico è stata studiata alla fine degli anni 80. Il primo brevetto dell'88 fa sì che la produzione di questo elemento, così come lo si fa, è abbastanza aperta. Però è stato studiato nel campo biomedico, biotecnologico, come possibile diciamo, tessuto, nel campo dell'ingegneria tessutale, anche come diciamo, maschera facciale, quindi essendo un prodotto naturale è abbastanza biocompatibile. Maggior ragione se non si devono andare a
sottoporre questi materiali ai protocolli di validazione nel campo biomedico, no? Ma se lo si deve utilizzare semplicemente come un tessuto, come una, noi stiamo puntando proprio a un prodotto consumer, cioè quindi fare vestiti, certo, scarpe, le cose. Quindi diciamo è un tema piuttosto interessante. Allora, non so se mi sono preso una lunga introduzione, diciamo, giusto perché così ci si conosceva vicendevolmente e secondo me i nostri ingegneri abbiano una visione di quello che il design può conferire ai materiali e i designer, i progettisti possono sapere che ragionando con le nanotecnologie, ragionando con materiali di concezione nuova e diversa, si possono ottenere dei risultati inaspettati. E mi piace raccontare questo episodio, vado avanti, diciamo, non credo di essere stato bene. Questo episodio di Masamune, che era un fabbro ai tempi dei samurai, il medioevo giapponese. I fabbri erano anche loro molte volte samurai, guerrieri, seguivano la via del guerriero Bushido e avevano quest'arte di forgiare le spade, una tecnica metallurgica ancora ineguagliata, no? Che apparteneva ai forgiatori di spade giapponesi, la katana, la spada del samurai. Un giorno un collega di Masamune voleva capire come faceva lui a ottenere così belle queste spade, no? Si introdusse come a fargli visita e come appoggiandosi, ma mise la mano nell'acqua per capire a che temperatura lui temprava l'acciaio, no? Quindi per, diciamo così, rubare un segreto industriale. Masamune, che era un tipo sveglio, gli tagliò la mano perché lui non avesse ricordo, diciamo, della temperatura. Questo, diciamo, perché racconto questo episodio? Perché nel campo scientifico si è sempre combattuti tra il bisogno di esotericità e il bisogno di esotericità, cioè, soprattutto per uno che fa ricerca e che vuole possibilmente non morire di fame, valorizzare la ricerca significa fare in modo che, di avere un beneficio economico di questa ricerca, e per lo più questo si ottiene o secretando, come faceva Masamune, oppure brevettando, no? Quindi la conoscenza è pubblica, ma non è per lo più tante volte pubblico l'utilizzo di questa conoscenza che è protetta. Per esempio la durata di un brevetto internazionale è di 20 anni, no? Quindi come conciliare il bisogno di un ricercatore di sostenersi, magari, cioè, essere premiato di quello che fa diventando per esempio benestante, con il bisogno magari di voler far pervadere il mondo delle proprie scoperte pensando che queste abbiano un impatto positivo. Questo è un tema abbastanza discutibile, molto attuale oggigiorno, dove ci sono tutti questi open source, Arduino, eccetera, che si basano proprio sul concetto di condivisione aperta. E quindi entriamo un po' nell'argomento della prototipazione, per vedere come è evoluto nel campo della prototipazione dei materiali questo concetto della protezione della conoscenza, no? Stratasys nel 1989 introduce uno dei più efficaci sistemi di prototipazione rapida, che si chiama FDM, Fused Deposition Modeling, una tecnica che, diciamo, basata sull'estrusione di un polimero termoplastico, crea una struttura tridimensionale, no? La prima stampante, diciamo, se volete, tridimensionale. Questa invenzione fu protetta da un brevetto, e quindi è stato il beneficio, la ricchezza, il benessere della Stratasys che attraverso la protezione brevettuale è arrivata a detenere il 44% dei sistemi di stampanti tridimensionali.
Finché solo quando il brevetto è scaduto nel 2009 non è potuta, diciamo, svilupparsi liberamente questa tecnologia anche da parte di altri utenti. No? E quindi eventi di questo tipo sono alla base dell'esplosione che stiamo vivendo della stampa tridimensionale anche per consumer. No? Quindi si passa, ci sarà la mia collega nel pomeriggio, la professoressa Corcione, che descriverà nel dettaglio le tecnologie e queste tecniche. Io sto facendo solo dei riferimenti generali, poi entrerò, purtroppo sarebbe stato più logico forse che lei parlasse nei dettagli delle tecnologie. Io parlerò un po' più in generale di questi aspetti e poi dei casi specifici successivamente. Quindi nel 2009 il brevetto scade, per esempio MakerBot e altre aziende cominciano a produrre liberamente stampanti 3D basati sull'FDM, su questa tecnologia. Mi sono comprato, giusto perché mi dovevo preparare per questo seminario, in edicola. Cosa fate? In edicola adesso si vendono questi giornali, stampiamo in 3D. Praticamente sull'ultima pagina c'è la pubblicità di una stampante tridimensionale che se te la monti tu la paghi 500 euro. Ed è una cosa, e poi ti spiegano passo passo come fare a montarla, no? Ci sono tutto il montaggio. Quindi sarebbe questa tre drag, no? Quindi se volete anziché comprarvi il nuovo telefonino, eccetera, provare a... Io sono combattuto, perché vabbè, sono un seguace della Apple. E allora, con un investimento minimo si riesce a oramai a comprare da internet una stampante tridimensionale, no? Quindi questo ci apre l'argomento, il cuore dell'argomento. Con questa stampante tridimensionale sviluppata in una logica open, in realtà non solo siamo padroni della FDM, ma possiamo far venire a galla degli aspetti creativi inimmaginabili fino a qualche tempo fa nella casa di ciascuno di noi. Mi piace far vedere questa immagine, no? Che è praticamente fatta di cioccolato, una coppa fatta di cioccolato. Ottenuto anziché ci vuole prendersi il kit della 3 drag tal quale, se si possiedono 178 euro si può comprare una siringa a estrusione, e questa siringa a estrusione scaldando il cioccolato ci consente di estruderlo. Deve essere al di sotto della temperatura di tempra, c'è un momento, il cioccolato è un materiale parzialmente cristallino, se la sua parte cristallina non si fonde, si fonde solo la sua parte amorfa, quella risolidifica quasi immediatamente comportandosi come un materiale termoplastico, per cui diciamo così, la stampa tridimensionale non solo potenzialmente si presenta per essere qualcosa che ciascuno di noi può avere in casa, come prima aveva in casa una stampante bidimensionale, ma gli consente di appropriarsi di una tecnologia che gli può far fare il cioccolato, ma ancora in maniera più interessante, con 109 euro si compra tipo un Dremel, lo si monta al posto della testa di estrusione ed ecco fatto, noi abbiamo una macchina di lavoro a controllo numerico. No? Con appena 600 euro di spesa, quindi capite che siamo veramente alle soglie di una rivoluzione che può pervadere chi di noi ha un po' di curiosità, no? E ciascuno di noi quindi in casa può avere sia un laboratorio di design, di progettazione, ma con le opportune conoscenze un laboratorio di scienza e ingegneria dei materiali, nel senso che
Io non ho limitazione, qui posso metterci delle cose che formulo io in maniera estremamente... Tra l'altro a livello ingegneristico non è neanche difficile da realizzare come macchina, uno si può anche decidere di realizzarne una di dimensioni utili a quello... Sì. Per esempio gli Arduino oggi aiutano, no? Nell'interfaccia... Una volta che uno diventa uno smanettone, non necessariamente nemmeno un ingegnere, pure un buono smanettone, anziché farsi un telaio con questi profilati limitati, no? Io mi faccio dei profilati Bosch più robusti e mi faccio una stampante per costruire delle cose. È una cosa estremamente interessante quello che si prospetta. Però diciamo, mi è piaciuto molto quello... l'intervento di Cattabriga del primo giorno, no? E mi sono annotato una delle cose che lui ha detto. Dice, la stampante 3D è l'icona della rivoluzione, ma non è la rivoluzione in sé. Cioè, è una grande potenzialità, una grande opportunità, soprattutto per chi vuole fare delle cose, lo vuole sviluppare in autonomia, per chi si vuole da architetto stampare in casa i modellini, eccetera. Ma la sua portata può essere ridotta. Se semplicemente abbiamo questo concetto che ci fa i materiali come ce le farebbero gli altri processi, ci sono dei limiti e delle potenzialità che vanno conosciute anche sulla base delle proprietà tecnologiche di questi dispositivi e dei materiali che loro consentono di manipolare. E quindi mi è piaciuto riportare questa citazione, quindi cerchiamo di renderci conto di quello che sta succedendo, è una grande esplosione di creatività, di potenzialità, però non la enfatizziamo come la rivoluzione, è l'icona, cioè quello che rappresenta in maniera più adatta, ma non è l'icona stessa. Per avere un sistema che possa, il mattone schiumato che vi ho fatto vedere prima, no, nel laterizio, quello lì per la prima volta l'ho sperimentato in un forno da cucina. Un microonde da 50 euro. Diciamo, la rivoluzione può partire da diversi punti, non necessariamente deve essere la stampante, è un approccio con le cose. E questo mi piace come diagramma che fa vedere una sorta di diagramma di ciclo di vita dei prodotti, però che rappresenta in funzione del tempo non la produzione, no? Né gli investimenti, ma le aspettative. Effettivamente, diciamo, qua sono riportate delle tecnologie emergenti e ci siamo, noi ci troviamo in questo momento nel picco delle expectations, no? La stampa tridimensionale è al colmo delle aspettative della gente, giustamente secondo me, però con i limiti che vi dicevo. Quello che diciamo, si porta dietro questa impennata sono anche altri dispositivi potenzialmente interessanti, che sono gli scanner 3D, no? Che si consentono di raccogliere la nuvola di punti di un oggetto che noi vogliamo ricostruire e attraverso quindi la scannerizzazione poi ricostruirli. Quindi in questo caso siamo in una fase di incrementare delle aspettative, per non parlare di quello che potrebbe essere la stampa, il bioprinting, cioè l'utilizzo di questi sistemi per ambiti più biotech. Quindi siamo in una fase molto diciamo, interessante per quanto riguarda le aspettative, però bisogna stare attenti perché dopo questo picco, no, si può cadere, scivolare velocemente verso obsolete before plateau, diciamo, quindi un qualcosa che crea tante aspettative ma che poi di fatto non mantiene le promesse, no? Questo è un avvertimento, diciamo, non sto dicendo, bisogna rendersi conto delle cose. Quello che invece in questo momento rappresenta qualcosa che sta andando in uno sviluppo deciso e confermato è l'enterprise 3D printing, la prototipazione rapida non consumer ma dei professionisti, quindi i sistemi che utilizzano la prototipazione rapida in ambiti professionali, alcuni di questi li vediamo oggi, che stanno veramente facendo profitti e che potenzialmente ne faranno ancora di più prima di raggiungere il plateau della maturità della tecnologia. Come vi dicevo, quindi il nostro dipartimento ha comprato la prima 3D System nel 2001, quindi noi facciamo ricerca su quella, diciamo, che
con un po' di chiaroveggenza, se volete, comunque da diversi anni stiamo studiando, lontani però dagli organi di stampa, queste tecnologie per soprattutto sviluppare nuove soluzioni scientifiche nel campo dell'ingegneria dei materiali. In questo momento disponiamo di una Envision Tech Ultra, che è un sistema che, a differenza della si chiama FDM, Fused Deposition Modeling, sono le stampanti che estrudono. Questo si chiama DLP, Digital Light Processing, che significa che utilizzando la capacità della luce ultravioletta di indurre una reazione di transizione da un polimero liquido, cioè, verso un polimero indurito, ci consente di creare all'interno di una vaschetta che contiene questo polimero liquido, in maniera selettiva, l'indurimento, e quindi di creare degli oggetti di una forma geometrica altrimenti impensabile. A differenza, per esempio, la thread rug che vi facevo vedere a 500 euro ha dei limiti, non è che 500 euro volete, no? Uno dei limiti della thread rug è la risoluzione in Z. La risoluzione in Z dichiarata dal costruttore è 0.39 mm. Quindi, se avete bisogno di un oggetto che abbia una risoluzione, una caratteristica superficiale, eccetera, con quella macchina avrete un qualcosa che invece è tutta segmentata, no? Quindi, con la tecnica DLP si va verso ambiti e prospettive estremamente interessanti. Stiamo parlando dell'ordine dei 10 micron di accuratezza, cioè se siamo disposti ad aspettare giorni perché un oggetto venga stampato e abbiamo una macchina con la micromeccanica adatta, i materiali scelti accuratamente, possiamo ambire ad avere delle risoluzioni in Z dell'ordine dei 10 micron, che sono comunque cose che si sentono sotto il dito, però già si avvicinano a delle specifiche funzionali, delle proprietà confrontabili a quelle di un materiale vero, diciamo, ottenuto da processi industriali tradizionali. E quindi, diciamo, questo è, diciamo, quello che sta andando verso il plateau della maturazione industriale della stampa 3D, e che successivamente, diciamo, io cercherò di farvi vedere. Intanto mi piace segnalare questo utilizzo che hanno fatto i nostri studenti che partecipano alla Formula SAE, una Society of Automotive Engineers, una gara che si fa tra gli studenti di ingegneria delle facoltà di tutto il mondo per costruire dei veicoli tipo da gara che abbiano come caratteristiche design, performance, bassi consumi, eccetera, eccetera. E attraverso le tecniche di prototipazione, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato degli oggetti. Questi sono stampati con la Ultra Envision Tech. Di per sé non hanno grandi proprietà meccaniche, ma che cosa hanno fatto i nostri giovani ingegneri? Le hanno rivestite di fibre di carbonio, quindi sono passati, diciamo, attraverso una tecnica di layering manuale, no? A costruire dei compositi funzionali per il sistema di iniezione d'aria del motore della loro vettura da competizione. Questo così, giusto per farvi un esempio di quello che si potrebbe fare, diciamo. Quindi non in sé per sé la stampante 3D risponde a tutti i bisogni, ma combinando questi dispositivi in ambiti diversi, con un po' di inventiva e di creatività, si possono ottenere delle cose piuttosto interessanti. Io mi fermerei un attimo, farei una pausa e poi ci ritroviamo per entrare nel merito un po' degli aspetti più di ricerca scientifica, di applicazioni avanzate che in questo settore un po' noi e anche un po' il mercato stanno inseguendo. Quindi tra 7-8 minuti ci potremo ritrovare qui.
che abbiamo fatto con i miei collaboratori di Silentech a Novosibirsk, sarebbe in Siberia, la capitale della Siberia. Ci hanno chiamato, ci hanno pagato un sacco di soldi pure, hanno un bisogno importante in questo momento in Russia di riapprendere tecnologie e riapprenderle dall'Occidente. Loro erano fino alla guerra fredda proprietari di tecnologie, da quelle nucleari a quelle elettroniche, spaventose, che si sono arretrate. Anche nel campo dei ceramici erano maestri indiscusso nella sintesi dei diamanti sintetici piuttosto che dei materiali più particolari. Poi man mano non sono riusciti a stare sul mercato e hanno perso delle competenze. Questa è una cosa simpatica. Siamo andati noi a fare un seminario sulle tecniche di prototipazione rapida in un'industria che è leader in Russia nella produzione dei materiali ceramici in ambito militare e energetico. Quindi ho voluto chiamare questa presentazione, che a differenza, diciamo, dell'ora e mezza precedente, in cui sono stato forse un po' troppo generico, adesso rischio di andare un po' troppo nello specifico. Fatemi sapere voi se sto andando troppo specifico o posso andare più veloce. Allora, quindi pensavo di presentare dei casi specifici in cui le nostre conoscenze dei materiali e di stampa 3D hanno risolto dei problemi. Quindi, in termini un po' così di introduzione e di definizione, sebbene la collega Carola Corcione sarà più specifica, intanto diciamo che cos'è la prototipazione rapida, che è intuitivamente la possiamo pensare, no? Un sistema per arrivare velocemente ad un prototipo, e questo lo si fa, diciamo, nella definizione, a partire dalla possibilità di poter manipolare attraverso un computer un progetto CAD e arrivare in passaggi, diciamo, quasi diretti dal CAD, diciamo, verso l'oggetto realizzato. A differenza di un progetto industriale, dove invece, per esempio, per un pezzetto di plastica bisogna innanzitutto progettarlo, poi disegnare, non costruire lo stampo, dallo stampo poi costruire per injection molding o per le altre tecnologie a disposizione l'oggetto su una scala industriale. Ma già la produzione dello stampo è un'operazione che costa decine di migliaia di euro, no? Quindi poter arrivare a piccole serie, evitando i passaggi industriali di costruzione degli stampi, di fusione, e arrivarci direttamente, se si ha da dimostrare un prototipo o semplicemente da realizzare dei pezzi custom, è una risorsa messa a disposizione da questo che in generale viene chiamato rapid prototyping. Mentre per stampa 3D si intende, diciamo, generalmente i sistemi additivi attraverso i quali, diciamo, a partire da niente si costruisce generalmente strato su strato un oggetto in una forma tridimensionale. Queste cose verranno approfondite dalla collega. Giusto qualche riferimento per intenderci sulla tecnologia che andremo a descrivere, a fare riferimenti. Generalmente, quindi, nella prototipazione rapida possiamo avere una ripartizione che parte dallo stato del materiale di inizio. Quindi ci sono diverse tecnologie di prototipazione rapida. Stiamo parlando non del consumer, che è per adesso basato sull'FDM, no? Ma dell'offerta che a livello invece professionale è a disposizione di chi vuole fare prototipi non solo, diciamo, dimostrativi, ma possibilmente anche funzionali e prestazionali. Quindi le possibilità sono diverse, partono dall'avere un materiale di partenza sotto forma di polvere, sotto forma di una resina o sotto forma di solido. E quindi nel caso si disponga di una polvere, che può essere una polvere anche metallica,
si può arrivare a, attraverso un sistema che si chiama Selective Laser Sintering, ad ottenere degli oggetti. In questo caso stiamo parlando della forma più matura, più prestazionale della stampa 3D. Se abbiamo una resina liquida, generalmente questa è una resina fotopolimerizzabile che per effetto di una luce ultravioletta o di una luce laser viene selettivamente indurita, e poi abbiamo la possibilità di laminare degli oggetti a partire da strati successivi, e questo si chiama laminated object manufacturing, oppure di costruirli attraverso la FDM. L'approccio alla prototipazione rapida varia a seconda della categoria di materiale che si vuole ottenere. È chiaro che i successi strepitosi, soprattutto dal punto di vista consumer, sono dovuti alla maggiore facilità di manipolazione dei materiali plastici, soprattutto dei materiali termoplastici, che semplicemente scaldandoli e raffreddandoli rapidamente, no? Si fondono, prendono una forma. E quindi per quanto riguarda la tecnologia di prototipazione stampa 3D con materiali polimerici, come vedete l'offerta è assortita. C'è un grosso interesse reale dell'industria per avere oggetti manufatti in metallo, per esempio per avere direttamente uno stampo per poi andare in produzione con il sistema di stampaggio ed iniezione, produrre produzione industriale, cioè, quindi arriva, e in questo caso nell'industria gli stampisti che devono produrre stampi di forma complessa innanzitutto hanno tempi di consegna dell'ordine di diversi mesi. E uno stampo complesso in acciaio inox può arrivare a costare anche 100.000 euro, quindi tempi di consegna non accettabili, costi elevati, fanno sì che anche l'industria, la produzione si stia orientando verso sistemi di prototipazione rapida per arrivare all'attrezzaggio, per esempio per la stampa, attraverso stampi ottenuti per SLS. In questo caso abbiamo a che fare con materiali che, essendo non ottenuti dalla fusione e riconsolidamento del materiale, ma da un processo che si chiama sinterizzazione dei granuli metallici, non ci dà l'acciaio nelle sue, o l'alluminio, al suo massimo delle sue prestazioni, no? E quindi diciamo, va bene per produrre diverse migliaia, no? Oppure materiali che sono abbastanza manipolabili, ma se abbiamo bisogno di un sistema per produrre grandissime serie, ancora una volta la tecnologia tradizionale di preparazione dello stampo è quella che prende il sopravvento. Quindi bisogna vedere di volta in volta dove si vuole andare a parare. Noi in particolare siamo molto concentrati sulla possibilità di prototipare oggetti ceramici. Diciamo, il nostro core competencies erano in questo caso di questo tipo. Però diciamo, non è detto che per ottenere un oggetto ceramico si debba necessariamente arrivare per stampa 3D diretta dell'oggetto stesso, no? Come vi ho fatto vedere prima, la stampa 3D anche con oggetti semplici e di scarsa risoluzione può essere un passaggio intermedio per arrivare a un manufatto con prestazioni funzionali. I nostri studenti di ingegneria hanno usato, no, l'oggetto dello strisce per diventare ceramico, una cottura che è un processo di trattamento termico a temperature fino a, nel caso dei materiali ceramici tradizionali, 900-1000 gradi, nei materiali tecnici 1500-1600 gradi. Durante questa cottura il materiale ritira, quindi da una certa dimensione subisce un ritiro che può andare da qualche per cento della variazione lineare delle sue dimensioni anche al 20% delle sue dimensioni lineari. Questo impone quindi al progettista di sovradimensionare l'oggetto da realizzare per compensare questo ritiro durante la fase di trattamento termico. E quindi va conosciuta esattamente la proprietà del materiale e va
assolutamente caratterizzato il ritiro in temperatura prima di arrivare al progetto. Quindi la complicazione introdotta nel passaggio del disegno della geometria è l'oversizing, cioè attribuire delle dimensioni che compensino il ritiro dimensionale. Ci sono tutta una serie di dati di input che accomunano la realizzazione di questi dimostratori ceramici agli altri processi di stampa 3D. La variabile pesantemente in gioco per ottenere un materiale ceramico con l'approccio del DLP che noi abbiamo sviluppato quindi dagli inizi degli anni 2000 e che abbiamo anche brevettato con la Rolls-Royce, è quello di avere, anziché la resina tal quale, una resina che contenga una quantità di polvere ceramica molto consistente, facendo in modo che l'oggetto che si ottiene dalla stampa 3D sia non solo di resina, ma un oggetto di resina e polvere ceramica. E successivamente questo oggetto, sottoposto a dei processi termici, degrada la parte organica e dà origine al dimostratore ceramico. Quindi questo è il processo che stiamo sviluppando in maniera originale. Questa è la prima macchina, questa è la sono state sviluppate a metà degli anni 80 parallelamente, no? La FDM e la DLP, diciamo, le tecniche di prototipo che vi dicevo. Noi abbiamo adesso abbiamo l'Envision Tech, però siamo partiti da questa macchina che insieme alla Strata si teneva il mercato negli anni 80 e 90, e la 3D si attraverso la stereolitografia. Quindi questa è la schematizzazione di come funziona, no? C'è un bagno di resina che è questo verde, no? E una fonte laser UV, questo è un laser elio-cadmio, viene praticamente inviata su uno specchio dotato di un attuatore 2D che diciamo agisce come un pennello, scrive quindi deviando il fascio sul pelo della resina, e selettivamente la resina riesce a polimerizzare uno strato superiore diciamo del bagno di resina. È chiaro che in questo caso un fattore limitante della risoluzione dell'oggetto è la penetrazione del fascio laser dentro la resina, no? Se io la faccio penetrare di 100, che cosa determina la penetrazione del fascio? Fin dove il fascio, quello indurisce, no? Quindi uno dei fattori limitanti della risoluzione in Z è la profondità di penetrazione del fascio del laser dentro la resina, ai vari meccanismi di attuazione, per cui se, no, se il sistema si muove di un tot, ma diciamo quelli sono relativi, adesso si arriva a controllare il micron senza grossi problemi, ma se io non controllo il materiale, questo mi fa solidificare, cioè attraverso il laser, non solo lo strato sottile che io voglio, ma anche lo strato quindi bisogna regolare la resina di modo che assorbire tutta la luce ultravioletta nello spessore che è il nostro target in termini di risoluzione. Se io voglio avere 10 micron di risoluzione, il mio bagno di resina mi deve assorbire tutto per 10 micron, facendo attenzione che non passi niente sotto. E quella è la risoluzione dell'oggetto. In questo momento questo approccio è quello che consente la maggiore risoluzione di un manufatto, che altrimenti sarebbe limitata tutte le varie tecniche, generalmente si fermano sui 100 micron. Però
Questa tecnica è quella più promettente. Tra l'altro abbiamo una bellissima società italiana, si chiama VDS, che è lì nel suo settore e sta a Vicenza, e quindi il suo successo è anche facilmente comprensibile. Vicenza è il distretto della reficeria, no? Si sono specializzati negli anni adattando questa tecnica alla produzione di modelli tipo cera, che quindi fossero adattabili nei processi di oreficeria, il processo di fatto a cera persa. No? Sulla gomma, no, professore? E sono plastiche degradabili con polimeri a bassa catena, quindi facilmente possono essere degradati termicamente, sciolti, oppure rimossi attraverso strade chimiche, per esempio sciolti in un solvente. Quindi questa, secondo me, è uno degli esempi più riusciti della maturità della tecnica. Non pretendere di fare il dimostratore direttamente, no? Stamparlo, bensì di fare il modello in cera. Cosa qui andiamo alla grande, soprattutto se riusciamo a ottenere quei traguardi di risoluzione che un gioielliere piuttosto che un dentista vogliono ottenere. Abbiamo sfondato. E questa azienda italiana di Vicenza ha fatto dei progressi notevoli, adesso si sta espandendo al settore dentale. Si basa su questo approccio. Questa è la macchina che abbiamo nel laboratorio. Adesso la faccio passare velocemente perché poi Carola entrerà nei dettagli, diciamo. Qualsiasi sia la macchina, che sia FD che DLP, l'input in ingresso del designer è un file derivato dalla CAD, si trasformi piuttosto che in un sistema di istruzioni come potrebbe essere file CAM, no? Quindi su utensile che deriva da particolari sistemi CAD CAM. In questo caso il CAD deve produrre un file che si chiama STL, in cui l'oggetto è in qualche modo scomposto, si chiama un formato STL, Solid to Layer, un formato di interscambio universale per le macchine di scrittura D, e consiste essenzialmente nel ripartire la geometria, le superfici, come quando si fanno le mesh nei sistemi di calcolo agli miti, ripartire l'oggetto in questa forma di tanti facette triangolari. Questo formato viene poi convertito alle macchine di stampa 3D attraverso un processo che si chiama slicing, cioè viene ridotto, affettato virtualmente, e quindi una volta che abbiamo questa dell'oggetto geometrico, dei suoi costituenti di strati sottili che si sovrappongono, questo dato è quello che serve alla stampante, che tra l'altro che una stampa bidimensionale strato su strato. Quindi questo è il concetto della stampa additiva. Vediamo attraverso questo confronto che cosa può differenziare e quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di un oggetto ottenuto per stampa additiva rispetto alla comune stampa sottrattiva. Ci sono degli elementi che possono determinare la scelta, secondo me, propriamente dalla definizione di prototipazione. Una fresa a 3, 4, 5 passi è di fatto
collegata ad un computer ad gamma, un prototipatore rapido. Cioè io gli metto un blocco, gli faccio lavorare è quello che fanno i server, non materiali metallici che sono estremamente costosi e lunghi da lavorare, ma se voglio ottenere un oggetto per fresatura ci sono delle frese che lavorano direttamente o i materiali metallici, ma meglio delle plastiche particolarmente lavorate, eccetera eccetera. Quindi è opportuno considerare questa diciamo, possibilità. Un oggetto non necessariamente lo dovete fare per stampare, soprattutto se volete le specifiche funzionali, la finitura, scordatevi la stampa attiva, no? Quello che dicevo di considerare, siamo nel punto massimo di aspettativa sulla stampa attiva, siamo attenti che non sempre è la risposta ideale a tutte le problematiche, no? In questo caso per esempio confrontiamo la stampa additiva alla stampa sottrattiva. Entrambe queste possibilità sono state studiate, sviluppate. Salentech sarebbe velocemente adesso sarebbe lo spin-off accademico che io con i miei ex studenti abbiamo costituito nel 2005. Nel 2005 ancora l'università del Salento si chiamava Università di Lecce e non aveva nemmeno diciamo un regolamento spin-off. Adesso moda, startup, spin-off, non c'era questa moda, noi ci siamo costituiti comunque e poi l'Università del Salento ha cambiato nome assomigliando a Salentech, non dico che sono ispirati, da Salentech siamo fatti conoscere come spin-off accademico e siamo stati per incubati in questo dipartimento, parlo metà editorial spin-offiana diciamo così. Per alcuni anni la società è stata incubata, ha sviluppato tecnologie, ha fatto degli investimenti, ha fatto delle esperienze, adesso ha vita propria in un capannone industriale che sta a 100 metri della rotonda, però quindi si arriva direttamente la rotonda per arrivare a Tecne, ok? Sta su via Monteroni, 350 metri prima di arrivare a quella rotonda, ci sta via Monteroni 147, l'accesso all'ufficio industriale di Salento, sto dicendo per chi di voi poi da domani, no? Quindi l'ingresso è da via Monteroni numero 147, quindi facendo attenzione di arrivare alla rotonda di Tecne, di vedere il numero che è un muro bianco, un cancello dove bisogna fermarsi e lo facciamo aperto. E quindi in questo momento adesso, i giovani ingegneri, che buono sono comunque più, ci sono queste competenze per quanto riguarda sia la manifattura che quella sottrattiva. Facendo il confronto vediamo quali sono le fasi tipiche di una modellazione. C'è una fase di disegno che le accomuna e che dura, no? Facciamo un'ipotesi. Tra l'altro mi piace molto raccontare la storia. Questa è una palla regolata di interesse come vi dicevo, la produzione di una preserie, no? Per esempio, se Rolls-Royce vuole mettere motore, turbina, no? Deve produrre e simulare l'efficienza del motore con delle geometrie di parte, no? Gliene servono qualche centinaio, non gliene servono migliaia, no? Allora, avviare un processo che è simile alla produzione, ma dovessi fermare perché c'è stato un errore nella progettazione, eccetera, è un bagno di sangue, sia in termini di costi per fare stampi, cioè, sia in termini di tempi, per cui se uno e stampo deve aspettare un anno per ricevere stampo, eccetera, sono avanti anni e sono tempi inaccettabili, no? Immaginare negli ambiti industriali. Sono stati molto interessati alle nostre proposte di ottenere
ma dimostratori, possibilmente più che dimostratori, molto vicini al posto delle prestazioni. La tecnica, secondo me, operata per quanto riguarda la possibilità di ottenimento di un manufatto con le specifiche, è comunque la lavorazione dal pieno. Come si è messo Michelangelo, il David, ottenere dal pieno significa avere il materiale nel pieno dalla sua forma, delle sue caratteristiche. Quindi il passaggio di disegno accomuna entrambe le fasi. Poi avviene nel campo della prototipazione rapida per stampa tridimensionale la generazione del file che dicevamo dall'STL, la macchina DLT fa lo slicing, dopodiché bisogna settare i parametri, il computer, la macchina ancora quando non si può mandare in produzione il pezzo, quindi comincia a lavorare, a scrivere, e questa operazione può durare tutta la notte, per esempio. Quindi un ciclo di lavorazione di questa forma geometrica, stimandolo in questo modo, mi dura 19 ore. Quello che invece succede è un passaggio estremamente limitante, a parte chiaramente l'accesso alla macchina CNC, chi ce l'ha sta facendo lavorare per produzione seriale e non veramente a disposizione, se non un service specializzato, e se veramente a disposizione la propaganda. L'altro problema è la modellazione, cioè anziché il passaggio in STL e con in slicing sono software e procedure estremamente veloci, un file da macchina di tipo CAM è un'operazione molto complessa che richiede dall'altra parte come operatore innanzitutto un esperto nella lavorazione dei materiali, per il percorso utente da programmare, degli utensili, tutti i parametri che richiedono un profondo background nella lavorazione dei materiali metallici, no? E queste sono competenze veramente da fare e da ottenere. Quindi un grosso vantaggio sicuramente è il risparmio di costi e dei tempi, che però diciamo, nel caso specifico diciamo, i prodotti erano sostanzialmente diversi. La caratteristica di finitura di una pala lavorata in questo modo non è assolutamente confrontabile. Se un oggetto, tra l'altro, nelle specifiche della investment card, la paletta per essere accettata deve avere certi parametri di rugosità. All'esterno io la posso rifinire, all'interno non ce la faccio rifinire, ci sono delle limitazioni importanti da vincere. Quindi uno dei passaggi è come ottenere un dimostratore che ha caratteristiche funzionali. Queste sono le valutazioni sui tempi di processo. Qui sto parlando di una tecnologia estremamente complessa. Per farvi un esempio che a me piace, questa la svergolata, no? Non è un estruso, no? Geometria semplice, lo disegno in 2D e poi lo estrudo, ma è una parte, quindi c'è un, mentre lo sto anche torcendo, no? Lavorare un oggetto di questa complessità, ci siamo resi conto, non tanto diciamo, ma a Brindisi, un distretto aerospaziale con un tessuto imprese grandi tipo Alenia o Augusta e una rete di sottofornitori che sono estremamente interessanti e specializzati nel campo delle lavorazioni meccaniche, quindi questo tessuto quando siamo andati a far vedere quella pala svergolata, i miei colleghi dell'università hanno detto torna qui tra 6 mesi, forse ti do un campo, possiamo parlare, cioè, noi eravamo agli inizi. Eravamo degli esperti programmatori CAM in CD, cioè, ottenere quell'oggetto da CAD a CAM è stata una sfida inizialmente di competenza. Non voglio parlare male dei miei colleghi, diciamo, del disegno di ingegneria, però anche per loro, diciamo, affrontare
vederla la prima volta, pergolate con quelle caratteristiche, con quei sottili da praticare, eccetera, erano delle sfide. La cosa era ulteriormente aggravata dal fatto che non si trattava di un oggetto metallico che per la posizione di trucciolo facilmente si può lavorare, e tutto sommato il metallo, essendo tenace e resistente, consente che l'utensile lo lavori e gli altri di pressione anche. Nel caso invece di un materiale ceramico, se io non ho contezza di come l'utensile, il tipo di utensile deve lavorare il materiale ceramico, non appena io lo deformo 0,01%, cioè la pressione del materiale spacca. Quindi sono state delle sfide importanti non solo per la stampa 3D dove siamo arrivati, ma anche per la stampa RP per dura. Una serie di idee importanti. Quindi i miei colleghi hanno detto, beh, mesi, comunque il ricercatore è aperto, no? Si mette, beh, ci lavoro. Quando siamo andati dai disegnatori dei fornitori Avio, quelli ci hanno direttamente allontanati con cioè quasi, no? Diciamo, no, questi qua noi non li abbiamo mai visti. Dove cazzo di andare a prendere questa competenza? Un farm. Alla fine il fornitore della nostra ci ha dato un suggerimento. Siamo andati a finire praticamente ad Ancona, nel distretto della calzatura. I designer e i modellisti CAD-CAM devono interfacciarsi con dei designer che praticamente lavorano a matita, costruendo i modelli calzatura tipo tennis eccetera, che se diciamo essere trendy, scolpite in particolare, quelle partono dalla creatività di un designer che le fa proprio a matita, poi ci deve essere questo poverino, no, che lavora a cam, che deve convertire l'oggetto da oggetto di design a un proprio modello lavorato per pesatura. Diciamo, mettendoci in rapporto, collaborazione con questo tipo di maestri modellisti dell'autorificio del Conetano, siamo riusciti finalmente nel file cam, altrimenti non riusciamo proprio una cosa frequente che sta, nel senso che i grandi maestri del design si affidavano proprio a figure di questo genere, perché dallo schizzo, dalla cosa, loro erano quelli che riuscivano a interpretare lo schizzo e a tirare fuori il modello 3D. Quindi in passato erano figure importanti, e ora che c'è il ritorno, no, a una dimensione più collegata, tra le due realtà, sono figure importanti. Io non so quante ce ne sono ancora, però sono due competenze molto chiare. A me piace citare questa cosa qui per far vedere, cioè, cross fertilizer, no? Delle competenze, un comparto parziale, no? Però certe cose da un altro arpa, magari le nostre competenze, quindi se sia la mentale, no? Gare, si ottengono poi delle soluzioni, no? In questo caso quindi effettivamente poi abbiamo pure imparato un po' noi, però risultano delle sfide importanti queste, diciamo, soprattutto quando si ha a che fare con materiali non convenzionali. Se ho del tempo poi parlo anche del modo con cui la lavorazione per fresatura deve essere condotta su materiali che sono fragili, che non può essere la stessa logica di un materiale tenace come il metallo. Quindi queste sono eventualmente le in termini di costo, diciamo, le proiezioni che si possono fare per decidere a parità di prestazioni funzionali se prediligere un oggetto stampato 3D o un oggetto stampato per fresatura. Quindi sicuramente un oggetto fatto a 1-1 di questo tipo per fresatura ha dei costi che a un certo punto raggiungono un plateau, cioè 1-1 va montato sulla macchina, diciamo, si abbattono con una certa
velocità man mano che aumenta il numero di pezzi richiesti, no? Però diciamo, non riescono diciamo, ad abbattersi più di tanto come. E similmente diciamo, in ogni caso sia l'attrezzaggio per stampa sottrattiva che additiva hanno dei costi importanti di investimento ed è ovviamente molto maggiore il costo di investimento del CNC, no? Per cui tutto il file cam, questa ricerca di andare a Ancona eccetera, è stato un grosso investimento iniziale che è ripartito su una produzione di pochi pezzi è disastroso in termini di costo. Man mano che la produzione si fa seriale, varia anche l'aspettativa in termini di costo di quella che è una produzione. E diciamo così, in certi casi può succedere che il costo di una produzione CNC si possa abbassare rispetto a una produzione RP. Però capite che non è solo il costo l'elemento unico per valutare la convenienza, no? In questo caso dell'investment casting, poter ottenere in un solo colpo l'anima e il guscio dove fare la colata ha un valore impagabile rispetto a dover fare un'anima, poi fare il rivestimento in cera, poi mettere i punteri di platino, poi fare il guscio, poi bruciare la cera. Sono dei costi e delle procedure estremamente complicate, sofisticate e costose, e se uno riuscisse a stampare di volta in volta il guscio e l'anima si salverebbe. E quindi questo è un obiettivo molto importante, ancora un traguardo. Batteria. Quindi queste sono valutazioni da effettuare. In generale un confronto tra la possibilità di ottenere direttamente per stereolitografia un componente e ottenerlo indirettamente. Quindi è chiaro che se lo potete stampare e il materiale avesse il massimo delle prestazioni, la stampa diretta avrebbe dei vantaggi in termini di immediatezza, di possibilità di ottenere le forme più complesse senza alcuna difficoltà, e per ottenere una serie di processi adatti a materiali ceramici refrattari. Rimane però la considerazione che una stereolitografia indiretta può essere il sistema più abbordabile per ottenere un oggetto non convenzionale, cioè non polimerico. Quindi prima di tutto chiedetevi se qualcun altro ve lo può fare, per esempio con una macchina a controllo numerico, e se ve lo fa quello, se ve lo fa a un costo minore o a un costo maggiore di quello che potete farlo voi. Dopodiché chiedetevi soprattutto se è un materiale non convenzionale tipo un metallo o una ceramica, ma mi conviene farlo attraverso una costosa SLS o una stampa diretta di materiale ceramica, o non partire comunque da uno stampo, un primo prototipo in cera o in polimero dal quale ricavare. Molto probabilmente diciamo, è giusto chiedersi questa cosa qui. Quando si ha un materiale non convenzionale, non puntare direttamente alla produzione diretta per RP, ma attraverso altre tecniche. E per esempio una collaborazione con il Museo delle Ceramiche di Cutrofiano, no? Si tratta in questo caso nell'esposizione museale di ricostruire per esempio del vasellame incompleto, no? Per dare l'idea della forma, no? Questa è un'anfora della manifattura tradizionale pugliese, Lumbini, non so se è. Lumbini. Lumbini, Lumbini o Lumbini?
Questo se avete 2 minuti per ascoltarmi è molto interessante. Qualcuno di voi penso che lo sa, no? Il contenitore che i contadini usano per portare in campagna l'acqua. Colvi. No, l'acqua. Posso assicurare che funziona molto bene con l'acqua. È praticamente una ceramica non invetriata, non smaltata, eventualmente caricata di segatura o di oggetti, diciamo, organici nell'impasto. Quando l'oggetto viene formato, eventualmente viene smaltato solo nelle parti funzionali, quelle dove prende il manico, eccetera, che devono poi attraverso anche l'invetriatura essere più resistenti, però il grosso dell'oggetto dentro e fuori rimane poroso. Dopodiché, quando si mette l'acqua, l'acqua trasuda attraverso la porosità della ceramica e trasudando, arrivando sull'esterno, il vento anche in una giornata assolata con l'umbile direttamente esposto al sole, anzi più lo, se voi prendete una bottiglia di plastica, la mettete al sole, è imbevibile quell'acqua, no? Perché per effetto serra, no, si surriscalda l'acqua e diventa veramente sgradevole. Attraverso questo sistema, che è da riconsiderare anche alla luce dell'architettura moderna, viene molto riconsiderato questo sistema della bioedilizia. Se andate in Marocco, diciamo, in deserto, nel deserto le case di fango, no? Si termalizzano attraverso quindi, questo fango parzialmente umido, magari si inumidisce di sera, e rievapora di giorno. Questo calore latente di evaporazione sottrae calore e l'acqua internamente rimane sempre bene. È un frigorifero, diciamo, attivato dal sole. Quindi trasudando il vento e il sole contribuiscono a tenere l'acqua fredda, diciamo. Ed è un oggetto molto interessante. Ci siamo involuti. Purtroppo ci siamo involuti. Indietro, il fatto stesso che pochi tra noi sapessero significa che non è stata una vera e propria evoluzione, perché questa è una sapienza antica. Io che ho aiutato mio zio nei lavori di campagna quando ero ragazzo, diciamo, ho apprezzato il sapore dell'acqua che veniva poi da Lombini. Si trattava di, all'interno di questa collaborazione con il Museo di Putrofiano, di aiutare a ricostruire i pezzi per l'esposizione museale. Fare un oggetto di gesso, no? Piuttosto sgradevole, l'ideale sarebbe riuscire a ricostruire l'oggetto in ceramica, possibilmente nell'argilla, il più possibile simile alla composizione di quell'oggetto. Le cave a Putrofiano sono quelle di oggi come quelle di ieri, quindi andando a riprendere l'argilla di Putrofiano, ricostruire degli oggetti nella forma come a complemento di quella che è andata persa. Quindi una possibilità è acquisire l'oggetto tridimensionalmente da uno che non è rotto, alternativamente è mettersi, per quanto un ingegnere riesca, diciamo, a essere designer o magari a sistemare, costruire un oggetto secondo il fashion, diciamo, secondo la forma che poteva essere quella originale, quindi ottenere però non il disegno tal quale, ma attraverso l'oversizing, no? Compensare il ritiro e quindi arrivare al dimostratore. È stato un oggetto di una tesi di laurea, un rapporto così, diciamo, come dell'altra della Salento Racing Team. Abbiamo sottoposto all'impasto di argilla a studi per quanto riguarda il ritiro e abbiamo valutato il ritiro, dalla forma geometrica che volevamo creare, abbiamo creato per DLP o STL l'oggetto di resina, okay? Quindi stampare direttamente l'argilla con quell'accuratezza, l'ho scordato, cioè non è che prendo l'argilla e lo tengo dentro. Quindi devo avere innanzitutto un modello di plastica, questo modello di plastica deve essere sovradimensionato, dopo che l'ho sovradimensionato posso fare cosa? Questo è l'oggetto che viene fuori dalla stampante laser. Se volete possiamo anche fare una scappata giù, vi faccio vedere.
però non dovete niente al direttore, come fanno? C'è una procedura di sicurezza per cui nei laboratori non si entra così facilmente, se non da visitatori autorizzati. Quindi abbiamo ottenuto dalla stampa DLP quello che è come un semi positivo, no? in plastica sovradimensionato. Dal semi positivo in plastica sovradimensionato abbiamo ottenuto in gesso il negativo dell'oggetto, no? Qual è la proprietà del gesso per un ceramista molto importante? Il gesso praticamente in generale per tutti gli stampisti è un materiale adorabile, perché possiede la caratteristica di essere molto soffice e lavorabile, è uno dei materiali più scalfibili nella scala MOS, c'ha uno, cioè di matte 10 il gesso poverino c'ha uno, però questa e oltre che essere estremamente lavorabile, l'altra caratteristica del gesso è che è poroso, di una porosità che può arrivare anche al 50%, di una porosità interconnessa di natura micronica, per cui i canali del gesso rappresentano dei, diciamo, si sviluppa per capillarità una suzione dell'acqua, quindi il gesso a contatto con l'acqua se la aspira in maniera drammatica. Quando un impasto che contiene acqua e solido viene messo a contatto col gesso, questo si secca nell'immediato, no? Perché il gesso gli sottrae per capillarità e con una pressione che è superiore a quella che noi potremmo applicare con uno stampo tutta l'acqua. No? E quindi questa è una delle tecniche, tra l'altro, che i ceramisti hanno scoperto solo nell'Ottocento, che il ceramista utilizza laddove non lo potete nemmeno immaginare, per esempio i sanitari, cessi, diciamo, tutti, se non avete mai visto un rotto, diciamo, è cavo internamente, no? Le bomboniere di ceramica che sono cavi all'interno, e tanti altri oggetti nel campo della ceramica si ottengono attraverso il colaggio in gesso, quindi quella che si chiama barbottina, cioè un'argilla resa fluida da un alto contenuto d'acqua, quindi resa fluida e colabile da un'aggiunta d'acqua, viene colata in uno stampo di gesso che immediatamente solidifica la superficie, ed in questo modo realizza gli oggetti di uso comune, tipo i sanitari, la teiera, le bamboline di ceramica, sono tutte ottenute con questo processo. Quindi quello che noi abbiamo fatto è passare da un polimero tecnico a un materiale tendenzialmente tradizionale. Però non è caro, perché ci vuole comunque la cavità del tubo, no? In questo caso è stato... No, abbiamo la possibilità di prendere la barbottina, cioè realizzando le due metà, certo, no? Che sono state realizzate le due semiparti, e quindi è stato necessario semplicemente, ovviamente per sformatura, uno stampo di uno solo, ci vogliono almeno due semistampi per ottenere questo oggetto. Sì. Quindi la furberia, diciamo, non è tanto stato utilizzare la stampa di sterilizzato, ma usarla come passaggio intermedio per ottenere un dimostratore. E quindi in questo caso il dimostratore viene ottenuto data la relativa semplicità, ma non eccessiva semplicità, attraverso uno stampo a due componenti, dove c'è un canale di colata. Nel canale di colata si fa il colaggio della barbottina, la barbottina riempie la cavità, solidifica e mi dà origine all'oggetto di argilla. Poi si fa scolare, cioè perché rimanga attaccato alle pareti, no? Per creare la cavità interna. Ci sono due approcci, per esempio quello del cesso e delle teiere, quello si chiama, diciamo, si consente di ottenere forme calme. Quindi si fa stazionare la barbottina un tempo che è, diciamo, correlato
più alti il tempo, però non con una legge lineare, e più aumenta lo spessore di materiale solidificato sulla superficie. Però tendenzialmente l'oggetto all'interno è caldo. Quindi quello che per drenaggio della barbottina non solidificata si ottiene un oggetto caldo. Per lo più, diciamo, è opportuno ottenere un materiale ceramico caldo, che più è denso e più rischia la spaccatura. No? Quindi è un sistema vantaggioso. In particolare la porcellana, no? Dei sanitari non eccede i 2 cm di spessore. Se diventa troppo spessa, nei processi poi di cottura che subisce nei forni industriali, che al massimo dura la cottura un giorno, spaccherebbe. Invece lo spessore opportuno non la fa spaccare. Professore, mi domandavo, la rugosità che si ottiene dal modello in resina, che non è ottimale, viene trasferita o viene eliminata? A quel punto, diciamo, qua ci vuole l'artigianato, no? Come abbiamo detto, la rugosità di un oggetto in resina è correlabile direttamente alla risoluzione della macchina di stampaggio. Quindi, bene che vi vada, con un sistema come quello che abbiamo attualmente noi, l'Envision Tech Ultra ci dà 50 micron. Con macchine più evolute e più costose si può andare a 10 micron, ma è chiaro che la rugosità è un effetto di, diciamo, la finitura è un problema di rugosità, no? Se un oggetto appare lucido quando? Giusto per darci un'idea, no? Quando vi specchiate a specchio, i miei studenti lo sanno, se no non passavo l'esame, no? la rugosità e le caratteristiche ottiche di un oggetto si correlano alla loro alla rugosità della superficie. Per risultare un oggetto a specchio, la sua rugosità deve essere inferiore alla lunghezza d'onda della luce che interagisce. Quindi, per riflettere totalmente, se la luce ha 0,5 micron, no, come lunghezza d'onda, no? Lo spettro solare, quello che noi vediamo, è tra 0,4 e 0,7 micron. Quindi io devo assicurare ad un oggetto, affinché mi paia lucido, una finitura superficiale molto inferiore alla lunghezza d'onda della luce. Quindi devo arrivare a quel livello di finitura. Stiamo parlando di qualcosa che quindi è 200 volte inferiore ai valori attuali dello stampaggio medio, no? Quindi sicuramente per ottenere un lavoro di finitura, non dico a specchio ma liscio, bisogna arrivare al micron. E per arrivare al micron, in realtà, quello che si fa nel nostro tecnico di laboratorio, si mette con la carta vetrata e si sgrossa, si affina, diciamo, rimuovendo le rugosità l'oggetto. Poi si può smaltare, no? Però non sai quanto riporti sopra. Sì. Ah, e poi esci fuori dalle specifiche. E non sai se lo smalto può aderire in diversi modi. Cioè, se è uno smalto troppo... È chiaro, va scelto, selezionato, smalto, chiaro. È una possibilità comunque, cioè quella di spianare con lo spazio, o almeno di smussare, però non è detto che, diciamo, quindi la cosa migliore è una finitura con degli abrasivi che con, diciamo, consumino fino a tutto, sui termoplastici che non arricchiscono tanto, cioè. Quindi, diciamo, ci vuole un approccio di questo tipo, c'è sempre una mano artigiana dietro questi lavori, eh. Non pensate che la stampante fa tutto e non vi sporcate le mani, cioè bisogna sporcarsi le mani, sono pochi i casi in cui non ci si sporca le mani. Quindi, vabbè, questo è un caso semplificativo, se volete, anche, diciamo, non molto tecnologico, ma che dà l'idea di quello che è il passaggio da un semplice pezzo di plastica dimostratore non funzionale ad un oggetto con caratteristiche funzionali che devono assomigliare alla forma, devono compensare gli utili, eccetera, eccetera. Questo invece è il caso più avanzato, diciamo. Quindi abbiamo visto come a poterlo fare l'approccio migliore è la stampa tridimensionale di un dimostratore non funzionale, ma di plastica, da quello ricavare attraverso, per esempio, i passaggi. Il gesso è l'amico di tutti gli artigiani, di odontotecnici, ceramisti, eccetera. Viene in soccorso ed esistono in commercio una gamma di gessi tecnici, no?
se un dotto tecnico deve sapere con l'accuratezza del decimo, a volte del centesimo, no? Come ricostruire l'impianto piuttosto che la cappetta, piuttosto che la protesi dentale, no? Ci sono delle accuratezze importanti, altrimenti non calza, no? Una cappetta dentale non calza se non viene costruita come si deve. E quindi potete trovare in commercio delle categorie di gessi, sia quello alabastrino alla ferramenta, con un costo a frazione di euro al chilo, ai gessi più tecnici da parte dei contesti specialistici come quelli degli orefici o dei odontotecnici. Questo è un altro case study in cui abbiamo invece voluto approcciare la costruzione diretta. Quindi in questo caso questa è la paletta della turbina, questa per difetto fa vedere le scanalature interne, no? Appaiono evidenti. La scanalatura interna di una paletta di una turbina è ottenuta mettendo nel guscio ceramico un'anima ceramica, in questo caso che è fatta tipicamente in silice. Dopo che il metallo è stato colato ha avuto la fortuna di non rompersi, rimane imprigionata l'anima dentro il metallo. C'è un processo che si chiama lisciviazione, un attacco basico della silice, il potassio e soda ad alta temperatura. Questa ha una funzione di erosione selettiva della parte ceramica lasciando il metallo intatto. In questo modo si libera il pezzo di metallo dall'anima e il materiale rimane cavo. Okay? Quindi l'anima è sacrificale nel processo, però è essenziale. Cioè, immaginate, no? Una cosa che poi dentro non è che proprio va con la carta vetrata, no? E la lavora. Quello che ottieni con l'accuratezza della fabbricazione dell'anima è quella che è solo quello risulta dentro, quindi deformazioni di grip termoplastiche, cioè deformazione dell'anima, perché a 1500 gradi il materiale ceramico comincia a diventare quasi fuso, quelle che si può rompere, può trafilare, sono tutta una serie di difetti che si ripercuotono direttamente sulla qualità del manufatto finale, che è la 1500. Quindi parliamo anche di acciai, di ferrolegre. È una superlega a base di nichel. O sono ferroleghe molto nobili, tipo ferro alloy. Cioè, sono materiali che sono ferro, cromo, alluminio, sono dei materiali. E sono quelli che, capite bene, no? La turbina funziona con un getto di aria espansa che raggiunge i 1480 gradi Kelvin, no? Nella fase di take-off dell'aereo, quando il bruciatore sputa fuoco al massimo, arriva sulla paletta una temperatura infernale. Questa temperatura qualsiasi metallo tradizionale non la tiene. Il ferro, per esempio, comincia a subire fenomeni di deformazione plastica da 500 gradi in su. Solo materiali particolarmente performanti riescono ad arrivare a 1000 gradi, però siccome sono molto superiori alle temperature nella turbina, questi materiali devono essere raffreddati con grande efficienza attraverso questa tecnologia. E quindi abbiamo affrontato questo tema. È chiaro che noi l'abbiamo affrontato in questo contesto, però il contesto è uguale a qualsiasi altra, diciamo, tematica in cui bisogna ottenere un metallo, no? E quindi orificeria, odontoiatria, odontotecnica, no? tutti i casi in cui volete ottenere un oggetto metallico, ancora prima di comprarvi una SLS che costa 250-300 mila euro, vedete se si può ottenere diversamente questo materiale, no? E quindi questa è una strada. L'investimento, anche perché le proprietà di quel metallo sono solo quando lo ottenete dal fuso, che potrà, quindi sono delle strade obbligate. Quindi questo è l'esempio in cui ci siamo impegnati fortemente anni e anni. Abbiamo pubblicazioni che partono dal 2001
sul giudizio internazionale su come fare questi oggetti anziché di resina di ceramica. Questa è la, no, vedete, è la pala di una turbina. Questi fori sono ottenuti perché l'anima aveva, no, degli aghetti che uscivano fuori, e questi sono essenziali, questi forettini, per raffreddare esternamente la pala, che altrimenti subisce un eccessivo riscaldamento. Quindi in questo caso abbiamo il confronto tra la possibilità di farlo direttamente di ceramica piuttosto che farlo dal CAM, no? E abbiamo opzionato per questa. E il tema qual è stato? Ottenere una sospensione ceramica di polvere nella resina, quindi dovevamo prendere una resina stereolitografica, abbiamo modificata perché avesse la capacità di essere sottoposta al processo STL DLP, ma nello stesso tempo successivamente potesse essere nobilitata da un trattamento termico che la convertisse in materiale ceramico. Quindi questa è stata la nostra grande sfida per tutta la prima decade del 2000. Siamo fatti un mazzo. Uno dei problemi, vabbè, insomma, ho messo un po' di chimica giusto per quando io ho una particella ceramica e la voglio mettere in una resina, devo compatibilizzare due materiali di specie chimica diverse, incompatibili chimicamente tra di loro. Quindi la grande sfida nel poter disperdere un volume pari al 60% di massa solida in una massa liquida, facendo sì che questa massa solida non si aggredi, facendo sì che la fluidità rimanga confrontabile al liquido, no? La grande sfida è quella di riuscire a rendere omogenea e compatibile massa solida e massa fluida. Quindi questo si ottiene attraverso una ricopertura chimica della, questo è un grano di ceramica, l'ossido di silicio, è stato ricoperto con questo si chiama silano organo funzionale, in cui la funzionalità del silano è un gruppo acrilico. Quindi mascherati in questo modo, ciascuna delle polverine ceramiche sono state rese compatibili per sospendersi nella resina. Cioè, solo attraverso quindi questa sintesi chimica è stato possibile compatibilizzare le polveri e metterle nel liquido. Quindi se volete affrontare similmente un problema di questo tipo, bisogna compatibilizzare, trasformare la superficie delle polveri in modo che queste polveri possano formare una sospensione. La nostra competenza in ambito polimerico ha fatto sì che ovviamente la resina non può essere così viscosa, che non è bisogna partire dai monomeri. Siamo partiti a volte dai monomeri, che sono molto più fluidi, e in questi monomeri abbiamo miscelato le polveri, ottenendo quindi delle resine fotocurabili. Un problema tipo tecnico che si incontra è che quando un fascio di luce o un fascio laser entra in una sospensione che contiene polveri e liquido, questo fascio di luce subisce dal mezzo che è eterogeneo, quindi una parete appare bianca piuttosto che trasparente a seconda dell'omogeneità dei materiali che la compongono. Questa omogeneità deve essere omogeneità in termini di stesso indice di rifrazione. Se un materiale come il vetro, pur essendo morfo, ha lo stesso composizione, questo rimane trasparente. Se un materiale contiene al suo interno, per esempio, un pigmento bianco, tutto quello che è bianco, la maggior parte delle cose che sono bianche risultano bianche perché hanno una grande disomogeneità al loro interno, e questi pigmenti bianchi fanno sì che la luce entra nel mezzo e rigirata verso l'esterno. No? Quindi lo stesso problema che c'è quando si formula una vernice, noi lo avevamo perché la resina
tendeva a scatterare, ad andare in giro nel mezzo, quindi se non la controlli bene ottieni una risoluzione molto inferiore a quella della resina tattuale. Quindi sono problemi per compatibilizzare dovute alla disomogeneità che si introduce nel mezzo, problemi che abbiamo visto soprattutto laddove si utilizza una resina il più possibile vicina all'indice di rifrazione della ceramica, per esempio si dice che le resine non vi parlo dei dettagli della... bisogna ovviamente avere gli strumenti e qui diciamo nella nostra facoltà siamo particolarmente esperti nella formulazione dei polimeri e dei processi di polimerizzazione anche per fotopolimerizzazione, quindi avendo gli strumenti di caratterizzazione, sapendo un po' come gestire queste componenti, siamo riusciti a ottimizzare facendoci noi una resina. Attualmente diciamo uno dei fattori limitanti della tecnologia di LP è il costo di una resina. Uno dei fattori invece vincenti della FDM sono il basso costo dei materiali. Trovate diciamo le matasse, no, del PLA piuttosto che del polipropileno, no? Ormai se vi volete acquistare questa stampante, no, vi diciamo 500 euro, poi dovete comprarvi la matassina, no? Allora non sono ladroni, però manco tanto onesti, perché il costo di un polipropilene a chilo è dell'ordine dell'euro e qualcosa, no? Un tecnopolimero arriva a costare qualche euro, ma dice, questi qua le cose le paghi 40-50 euro e quindi già secondo me non sono proprio onesti. Ma nel caso delle resine siderografiche si raggiunge il massimo dell'adrocinio. Un chilo di una resina fotopolimerizzabile per questi strumenti così tarate, così fortemente diciamo specializzate, non tanto per il costo delle componenti ma per la segretezza, arriva a costare qualcosa come 500 euro. Cioè, quindi 500, se va bene 100, 200, però sono costi elevatissimi. E quindi è chiaro che uno non è che si mette a fare produzione, qualche prototipo va bene, ma poi con queste tecniche bisogna arrivare, se dovete se realizzare dovete pensare di qualche altra cosa. Quindi noi abbiamo comunque proposto e sintetizzato opportune resine anche abbattendo i costi. Questo è quello che abbiamo fatto, per esempio un'attività è stata le barrette per vedere se le proprietà meccaniche erano quelle giuste. Queste sono esempi diciamo di come venivano ottenuti test per le proprietà meccaniche o per scrittura diretta. E quindi diciamo questi sono i vari passaggi. Dall'anima ceramica che poi passa nel forno, elimina gli organici e diventa un oggetto ceramico, viene bruciata nel forno, dopodiché nella Rolls Royce procedono ad un controllo ai raggi X in cui si verifica che non ci siano clic e rotture, e dopodiché sull'anima viene depositata la cera per iniezione, che sarà la forma dell'oggetto metallico vero e proprio. Sulla cera viene depositato il guscio di ceramica, depositato, indurito il guscio di ceramica, viene messo in forno e la cera viene persa, cioè quindi la cera che costituiva il rivestimento dell'anima viene colata e bruciata via, e solo dopo che è stato purificato lo stampo, quindi questo è lo stampo di colata di guscio, questo è il canale di colata, il metallo fuso entra qua, riempie la forma, risale riempiendo uniformemente, e questo processo si chiama il processo a cera persa. Ma lo spessore della cera è trascurabile perché altrimenti cambia. Lo spessore della cera è esattamente lo spessore del metallo. Sono ottenuti stampi d'altra accuratezza, diciamo. L'anima ceramica viene racchiusa questi stampi e poi viene iniettata la cera. La cera è un'altra organizzazione come il gesso, cioè, nel senso che la cera sono
dei polimeri tipo a bassa proprio le cere delle candele, no? Sono dei polimeri a basso peso molecolare che a 50-60 gradi fondono, quindi prendono velocemente la forma e la perdono. Sì. E quindi questo è il processo. In questo caso quindi si tratta di gesso, cera, eccetera. Comunque non si può prescindere per un utilizzo consapevole delle tecniche di stampa dalle tecnologie, sia della conoscenza avanzata dei materiali, delle performance che vi dicevo prima strutturali, ma anche, secondo me, dalla sapienza antica che rischia di andare persa. La cera, il gesso, tutte queste cose qui vengono in soccorso di chi deve realizzare parti funzionali, non solo oggettini, vasettini, cose realizzate dai designer dal punto di vista estetico, bellissima, che poi non funziona. Cioè, per andare all'oggetto che funziona bisogna avere questo tipo di impegno. Va bene. Questo adesso ci stiamo. Io ho una serie di esempi che sono poi il lavoro concreto di questi anni. Potrei far andare, se non siete stati, quanto dovessi, quella la presentazione relativa a questo ambito interessante che è la modellazione nel campo dentale. Ok? Vi faccio vedere questa. Questo, secondo me, è un bel esempio di come la modellazione 3D, non al consumer ma al settore professionale, sta totalmente rivoluzionando un ambito professionale tradizionale, che è quello della odontoiatria, degli odontotecnici. Diciamo, la RP sta rivoluzionando, in questo momento c'è una rivoluzione in atto. Siamo già in una fase, non dico che siamo arrivati al plateau, però siamo ed è interessante, abbastanza edificante vedere come cosa sta succedendo. Quindi, che cosa significa l'ambito? Odontoiatria significa le protesi dentali, quindi se perdete un dente o se il dente si frammenta e bisogna ricostruirlo, no? Quindi la cosa più indolore e più semplice è che se un vostro dente cariato sia rimasto comunque strutturalmente sano ma inestetico, no? Allora questo dente si ricostruisce con una cosa che si chiama cappetta. Cioè, il dentista ve lo mola, lo rende tronco piramidale, purché ci sia una consistente sezione di resistenza, e su quel boncone, cioè questo, quello che è rimasto sul dente, gli incastra quella che si chiama cappetta, cioè quindi un surrogato del dente di materiale ceramico. Questo si chiama, è già un esempio, la cappetta è una protesi. Un altro esempio è quando vi proprio perdete il dente e però non vi volete sottoporre a un delicato intervento chirurgico per metterci l'impianto nella mandibola, nella mascella. Allora si fa quello che si chiama ponte, quindi tra due denti integri, purtroppo rimodellati a tronco piramidale, si inserisce una protesi a ponte che rimodella tutti e tre i denti, no? Questo si chiama. Poi per quelli che proprio perdono proprio i denti, ci sono sia le protesi mobili, però immaginate, no? Quanto sia sgradevole avere qualcosa. Possibilmente quindi le protesi fisse si ottengono ancorando o su quei pochi denti che sono rimasti saldi un'arcata dentale ricostruita, oppure quando oramai insomma, siete vecchi, non ce ne stanno pochi, il dentista può decidere di prendere e farvi 3-4 impianti che fungono da appoggio per una protesi ad arcata fissa, quindi si blocca la protesi sugli impianti di titanio che si mette. Quindi impianti e protesi costituiscono il pane quotidiano della odontoiatria, è il terreno
di approccio delle tecniche RP. Abbiamo sia nella fase iniziale di cosiddetta progettazione degli strumenti avanzati di diagnosi, di scansione e di rimodellazione. Cioè, in questo momento l'odontotecnico e il dentista sono come degli artisti grafici 3D, con a disposizione dei grafici estremamente avanzati che gli consentono di ricostruire, di simulare la ricostruzione del sorriso, cioè loro vi danno una nuova vita, una nuova... Quindi in più si aggiunge l'aspetto materialistico di nostro interesse, che, per cui da diversi anni noi come dipartimento e poi anche lo spin-off si sta interessando, è quello di dare, oltre agli aspetti di modellazione, anche un aspetto importante, che i materiali non sono più quelli di una volta. Per intenderci, i materiali di una volta sono questi qua, sono delle cappette metalliche, per esempio in oro, se il dentista e voi ve lo potevate permettere la spesa, diciamo, vi propongono un ponte o una cappetta in oro, no? E questo però piuttosto inestetico, no? Se aprite la bocca si vede subito che ci avete la cappetta di oro. Quindi la capacità dell'odontotecnico è quella di riportare sull'oro una porcellana dentale opportunamente resa veramente uno scultore, trasparente, colorata, da avere esattamente le sembianze del dente. Il nostro dente è prodotto da delle cellule particolari che praticamente trasformano il minerale calcio e fosforo in una struttura cristallina che si chiama idrossiapatite. È una sorta di ceramico naturale, con caratteristiche di resistenza meccanica che noi non sapremo mai ottenere. Per quanto ci sforziamo, l'idrossiapatite. Allora noi ricorriamo a materiali che non sono idrossiapatite, ma hanno una resistenza meccanica confrontabile. Siccome fino a poco tempo fa la ceramica non arrivava ad avere resistenze significative, le protesi dentali erano in metallo ceramica, quindi un metallo a fare da materiale portante. Allora, le leghe, se uno se lo poteva permettere, eccetera, sono leghe metalli nobili, sì, o repassi. Purtroppo, diciamo, quando il lavoro è grosso, cioè da costruire una casa, il costo è eccessivo, si fa ricorso a delle leghe, tipicamente il cromo cobalto. Diciamo, purtroppo sia nel caso dell'oro, non è mai oro vero, è puro, no? È sempre una lega, rame e altri elementi. Nel caso del cromo cobalto è chiaro che non sono metalli nobili e vengono rilasciati, quindi c'è un grosso problema di compatibilità e di avvelenamento dei tessuti ad opera di questi metalli che ci portiamo dentro. Quindi la tendenza moderna è di avere dei sistemi funzionali con materiali di nuova concezione, tutti di ceramica, e ovviamente quindi di ceramici che devono avere resistenze confrontabili superiori anche al metallo, e questa è la nostra sfida, cioè ottenere protesi. Questa per esempio è una metalloceramica, questa è un ponte a quattro elementi, quindi con due sospesi, tutti fatti di ceramica. Questa è la sfida che abbiamo preso negli ultimi anni, che stiamo conducendo. Abbiamo anche commercializzato un materiale, c'è tutto un lavoro, è bello da vedere la struttura dei materiali ceramici nella microstruttura. Queste sono le strutture. Per essere un materiale resistente deve essere perfetto, deve avere delle forme particolari. Questa è la leucidia, un vetro ceramico, e questa è la zircone, quello nostro, un materiale che si chiama l'acciaio di ceramici, ha dei grani submicronici perfettamente sintetizzati senza difetti. Deve essere un materiale perfetto assolutamente. Quindi il grosso, quindi, se lo divida la tecnologia tra la qualità del materiale e la qualità della tecnica di prototipazione grafica. E c'è uno sforzo congiunto per andare verso oggetti. Noi, diciamo, accanto alle tecniche vere e proprie di prototipazione rapida, abbiamo brevettato un processo che le bypassa. Anche questo poi
è interessante, diciamo, accanto alla necessità di fare una prototipazione rapida e vera e propria, evitarla. Questo è un altro. In questo caso è un sistema brevettato per fare una cappetta. Questa è la cappetta appoggiata sul gesso, e poi faccio vedere dopo. Quindi c'è tutto un lavoro da fare. Questa è una corona, questo è un ponte, no? Questo è il moncone e questo è il ponte che si inizia. Quando si sostituisce un dente, il carico masticatorio può arrivare ad avere anche, diciamo, la tensione massima sul ponte può arrivare a 100 kg, cioè, soprattutto quando mastichiamo con i molari, uno contro l'altro, fanno delle forze impressionanti, no? Quindi tendenzialmente, soprattutto le protesi con i molari, non erano fattibili in metallo, in ceramica, dovevano andare solo di metallo. Quindi noi siamo impegnati nella... Questo è lo sforzo da parte del modellista, cioè ci sono dei software che, quindi, a partire dallo stato attuale della bocca a cui mancano i denti, c'è tutta una serie di ipotesi. Questo in azzurro sono gli impianti, cioè, quindi il dentista modella l'impianto che deve andare, sull'impianto rimodella il dente e passa tutto insieme questo all'odontotecnico, di terapia. Quindi poi ci deve essere l'intervento chirurgico. È chiaro che se c'è qualcosa che di sbagliato, uno invece di sorridere in un modo, no? Invece di avere una faccia presentabile, gli rovinate la faccia, no? E quindi c'è tutto un lavoro di modellazione molto particolare. Ma poi il software vi deve anche dare la capacità del materiale di tenere il carico masticatorio. Quindi è un problema di design e di modellazione e di calcolo strutturale, no? Che vengono affrontati, ed è in realtà, diciamo, noi abbiamo validato e messo in commercio una zirconia che riesce a resistere in maniera egregia agli carichi masticatori. Quindi il tema qual è? Costruire dei blocchi fresabili che per fresatura consentono di... Questa è un'arcata dentale ottenuta da un blocco fresabile pieno di zirconia. Questo invece è ancora un po' più in avanti con la tendenza, la possibilità di ottenere l'impianto, no? In sé per sé è costituito di questo metallo che è il titanio. Il titanio è uno degli esempi di materiale più biocompatibili tra i metalli, però per quanto biocompatibile ha dei limiti sia di compatibilità ma soprattutto estetici. Quando si comincia a ritirare la gengiva si vede il trucco, che ci avete l'impianto sotto, perché comincia a diventare nero. Quindi l'ideale è avere anche l'impianto di ceramica bianco, in modo che quando si scopre con la gengiva non ci siano questi effetti inestetici. Quindi il futuro sarà possibilmente questo, un impianto tutto di ceramica. Il futuro intermedio, stiamo sviluppando con un'azienda locale che fa importazione di impianti, è quello di modificare la protesi di titanio mettendogli sopra questi oggettini che le fanno diventare esteticamente sopportabili. Quindi c'è uno sforzo da parte nostra di modellazione dell'impianto. La modellazione dell'impianto che cosa significa? Che a partire da un disegno noi vogliamo che attraverso l'analisi FEM si possa valutare quali carichi. Il problema della ceramica è che se ricade un piatto, un bicchiere per terra, no? Spacca. È la rottura fragile che non accetta compromessi. Se si supera un valore di soglia di tensione meccanica, la ceramica è... E non è detto manco che quel valore di soglia sia sempre uguale, può variare in maniera piuttosto significativa. Quindi voi dovete stare tranquilli che realizzato questo componente non si deve rompere.
questo si chiama analisi di affidabilità, perché viene condotto con dei software agli elementi finiti. Quindi una volta arrivato a dire ok, ci siamo, si passa alla modellazione CAD, alla manifattura, in questo caso per CNC, cioè alla produzione. Quindi questi sono gli oggetti che stiamo realizzando, questi sono i carichi masticatori ritenuti accettabili, le macchine di fresatura che fanno parte dei service, gli impianti, questo è proprio come lavoriamo, diciamo, montando sul tornio un blocco di ceramica fresabile. La ceramica fresabile viene ottenuta dal fieno. Quindi ci sono tutta una serie di problemi dovuti alla modellazione per fresatura che adesso vediamo velocemente. Quindi come lo devo fare, no? Cosa posso fare, come la devo fare, tutta una serie di percorso utensile che devo sviluppare. Quindi abbiamo lavorato questi pezzi, abbiamo ottenuto gli impianti dentali, ci vado velocemente sopra, giusto per darvi un'idea della complessità degli oggetti. Quindi essenzialmente noi produciamo questi blocchi di ceramica fresabile che poi vengono lavorati. In questo momento la produzione seriale degli impianti avverrà sviluppando delle bacchette estruse di ceramica e poi queste passate su un torno a controllo numerico. E questo è un progetto che abbiamo ottenuto finanziato dal Ministero della Ricerca, diciamo, lo stiamo sviluppando, dovrebbe finire a fine anno, è un progetto in corso, cioè quello di produrre gli impianti. In questo momento gli impianti, tutto totalmente in ceramica, non tutti i dentisti sono d'accordo, è ancora una frontiera, non, c'è un problema di possibile, diciamo, la titanio è noto, ci sono decine di anni che si usa, quindi si sa come funziona. Questo è abbastanza nuovo. Questo, diciamo, i passaggi di questo come si tornisce un metallo, questo come siamo riusciti a tornire la ceramica per ottenere sia quelli che erano i collarini del primo esempio che vi ho fatto vedere, sia l'impianto tarpale, diciamo. C'è tutto un lavoro di pianificazione di tornitura, di CNC che bisogna portare avanti. E questo, diciamo, lo facciamo vedere. Alternativamente, quindi questa è un po' tutta la filiera dell'attuale tecnologia nel campo dentale, no? Quindi sistemi di scansione ottica o laser sempre più accurati, CAD di progettazione, CAM, che ovviamente essendo un ambito non dell'odontotecnico non è che deve sapere, è la macchina che deve dargli tutti questi queste risposte in termini di CAM, eccetera. Poi la cosa si porta in forno, la si sinterizza, la si lavora meccanicamente sulle frese per ottenere i ponti e le arcate. Questa è la moderna tecnologia di manifattura delle porte dentali. Quindi è un flusso di lavoro interno alla competenza dell'odontotecnico? Allora, ci sono degli odontotecnici che hanno dei modelli da banco, fresatrici con due frese diamantate che lavorano una per una le cappette. Sono oggetti, non la fai la scatola, perché con le fresatrici da banco degli odontotecnici ci si può giocare, se volete, quelle sì che sono prodotti da loro, però ci vogliono un po' di e comunque sono limitate sia nelle dimensioni che in un'altra serie. Quello che sta prevalendo adesso è il ricorso ai service, quindi l'odontotecnico si rivolge a un service esterno dopo che possibilmente lui ha fatto il disegno, e il service si occupa di tutta da questa parte in giù, lo fa il service, lo fanno altri per conto. L'attuale specializzazione è di questo tipo.
Purtroppo, diciamo, noi abbiamo iniziato a studiare questo materiale come materialisti, questa zirconia fresabile. Abbiamo cominciato a fare nel 2007, quando un blocco di questi poteva arrivare a costare 800 euro. Ed era il nucleo della zirconia. In questo momento i cinesi, un blocco fresabile di zirconia si è abbattuto, sta sui 120 euro. E noi abbiamo perso quasi tutta la convenienza nel vendere. Il nostro materiale è superiore agli altri in termini di resistenza meccanica e di ritiro. Ritira meno di tutti gli altri, quindi tiene meglio le forme, però non ce la fa col prezzo. Queste sono purtroppo le sfide principali del mondo moderno. Quella che si chiama la Death Valley, cioè la valle della morte. Cioè, seppure sei riuscito a sviluppare un concetto tecnico, l'hai fatto meglio degli altri dal punto di vista delle performance, non è detto che sei quello che lo commercializza e che arriva al mercato. Superare la valle della morte è un grosso impegno. Quindi questo è uno. Questi sono i blocchetti che vi dicevo che abbiamo mandato in produzione, sebbene limitata. Il discorso che il nostro è il prodotto più caro e non possiamo scendere. Abbiamo certificato. Questo però mi piace farvelo vedere perché è l'alternativa assoluta a tutto il processo che abbiamo fatto vedere fino adesso. E l'abbiamo sviluppato in altra tesi di laurea, l'abbiamo brevettato. E stiamo cercando di portare pure questo in produzione per la fine del 2015. Allora, cosa succede? Praticamente la studentessa che ha fatto la tesi sta producendo direttamente la cappetta, cioè quindi il rivestimento del dente, direttamente da una sospensione ceramica. Questa qui è la cappetta che si ottiene, la faccio vedere. Il dentista che cosa deve fare? Quindi nel processo 3D classico, che comunque è più semplificato e più performante rispetto alla metalloceramica, ci sono tutti questi passaggi. Fare la scansione interna oppure prendere lo stampo con il silicone della bocca, da questo stampo ricavare un positivo in gesso, dal positivo in gesso modellare la cappetta, cioè quindi avere il moncone, riprodurre il moncone, su quel moncone modellare la cappetta e passare alla produzione della cappetta. Dopodiché la cappetta va trattata termicamente, rivestita dalle porcellane dentali, sintetizzata e rifinita, e ottenete questo. Se volete quindi avere un processo che bypassa il CAD CAM, tutta la tecnica, quello che deve fare un odontotecnico, e noi lo vorremmo anche proporre nei paesi in via di sviluppo, è prendere il calco in silicone per la bocca, quindi senza bisogno nemmeno di CD. Dal calco del silicone prendersi il riprodursi il positivo del moncone, però in gesso. Dal positivo in gesso, quindi il gesso che cos'è? È un materiale che assorbe l'acqua, quindi subito appena immergete. Questo è il cuore della tecnologia, e questa sospensione che abbiamo formulato. Immergendo la cappetta in questa sospensione fluida, immediatamente si forma un rivestimento di 5 decimi, basta rimaneggiarlo un po', si fa la mano e si forma un rivestimento di 5 decimi. Questo rivestimento è quello che attraverso la caratteristica speciale di questa formulazione non subisce nessun ritiro. Quando un materiale viene a modellare una superficie convessa, no?
e poi li tira, sulla superficie che gli fa da limite al ritiro, spacca. La novità del nostro brevetto è che questa materia non spacca, quindi lo si modella sopra, non spacca, lo si mette direttamente nel forno, il gesso si distacca e ottenete la cappetta ben fatta. Arricchito con resine, con nervi? No. Direttamente, questa è la bella. Gli altri devono metterci un po' una crosticina di plastica. No, grazie al gesso che si immerge e poi si tratta così, diciamo, da origine alla cappetta, bypassando in questo modo i processi di manifattura CAD-CAM. E quindi, diciamo, è un processo che stiamo cercando di commercializzare, che si basa sull'utilizzo essenzialmente di una microstruttura di fibre, sono insieme alla polvere, ci sono queste che si chiamano chopped, sono delle fibre di ceramica tagliuzzate che hanno un'impalcatura così importante, diciamo, no? Che il materiale non riesce nemmeno, il gesso non lo fa spaccare, ritira pochissimo ed è così resistente che non spacca, eventualmente magari lo chiude un po' il gesso, ma non spacca. Quindi questo è un esempio di... No, questa è una pasta convenzionale che spacca e questa è la nostra pasta che non spacca perché è costituita da queste fibre. Quindi a volte, diciamo, la concezione del materiale, no, può anche dare vita a dei sistemi anche più semplificati rispetto a quelli. Va bene. Io avrei degli altri esempi, diciamo, che riguardano direttamente l'aerospazio, però forse possiamo pure fermarci qua, no? Ma nel frattempo non ci sono altre domande. Brevemente, sono arrivato al materiale dentale e ripeto, in questo momento idee nuove, no? Che stanno cancellando totalmente il vecchio, cioè il vecchio, diciamo così, è la metalloceramica e i vecchi processi di fusione a cera persa che caratterizzano gli studi odontotecnici fino a qualche anno fa e ancora adesso, diciamo, la maggior parte degli studi, il 60-70% degli studi odontotecnici ancora vive nella metalloceramica, ma progressivamente abbiamo dei margini sempre più crescenti di CAD-CAM che stanno sopravanzando. Ma quello che sopravanza non è solo la tecnologia di prototipazione rapida, è il nuovo materiale, no? Che sostituisce totalmente quello vecchio. Il nuovo materiale che sostituisce totalmente quello vecchio non è detto che debba essere ottenuto per forza con CAD-CAM, ma come abbiamo visto può essere ottenuto anche con altri processi. Quindi c'è molta strada da fare e tante soluzioni possibili. Questo tipo di competenza è stata acquisita negli anni, non nel campo direttamente dentale, ma perché siamo stati costretti a lavorare su materiali price insensitive, cioè in tutti gli anni 90 ci siamo formati sui materiali ceramici per l'aerospazio, protezione termiche, radom per missili, il pale delle turbine, cioè tutte queste cose qui hanno costituito il background della nostra formazione, quindi lo sforzo è stato di esportare la conoscenza sviluppata in un ambito così specialistico in settore di consumo. No? Quindi adesso vi faccio vedere, diciamo, quello che è stato un po' l'expertise nel settore, tra virgolette, più nobile, no? Che per esempio questo è il NOSCAP, diciamo, è praticamente un veicolo da rientro spaziale. Deve essere protetto da quando un veicolo da rientro cablato rientra in atmosfera, con gli astronauti e tutti quanti, impatta l'atmosfera ad una velocità di 27.000 km/h. Quindi in pochi minuti, sebbene l'aria rarefatta, anche l'aria rarefatta per attrito porta le superfici a temperature a 1600 gradi, possono arrivare a 1600 gradi, a quella, capite bene che a 1600 gradi non c'è niente che resiste di metallico, di
l'unica possibilità è essere difesi da una protezione termica ceramica che abbia le caratteristiche delle pappelle. Quindi noi abbiamo lavorato in questi anni sulla possibilità di realizzare compositi ceramici con le performance e con i requisiti dimensionali adatti per questo tipo di prestazioni. Questo è un esempio di come abbiamo realizzato ancora una volta con le tecniche di prototipazione rapida degli oggetti. Siamo partiti dal modello del NOSCA. Purtroppo in questo momento c'è l'Agenzia Spaziale Italiana che ci sta chiedendo delle condizioni tecniche spaziali, ma questo materiale va molto di moda tra quelli che fanno i missili, perché oltre che essere un materiale stanno facendo la corte questi qua, questo qui è il NOSCAP del veicolo di rientro, no? Però nella missilistica, quindi sia i missili diciamo civili che portano i satelliti o meteorologici nello spazio eccetera, o i missili terra-aria o aria-aria, devono essere guidati e hanno un sistema elettronico in testa che innanzitutto riceve le coordinate del GPS e anche i comandi. Il sistema di protezione non può essere metallico, schermerebbe le radiazioni. Quindi un grosso interesse c'è. Puoi farlo metallico allora. Diciamo, questi qua diciamo, sono materiali che però noi abbiamo sviluppato e brevettato per un ambito diciamo aerospaziale. Questo succede. Questo è un esempio inverso in cui un materiale che rischia di portare. Cioè, in realtà ci sono già degli americani che hanno. Diciamo che non anche i soldi, no, io spero sempre che non parte la commessa. Diciamo in America ci stanno lavorando con un'altra, certo. Però diciamo in questo momento diciamo che stiamo parlando della protezione termica spaziale. Il concetto diciamo si applica poi, purtroppo diceva Jung, ciascuno di noi nasce con una chiave, la stessa chiave apre le porte dell'inferno e del paradiso. Cioè, bisogna stare molto attenti a chiudere la porta. La tecnologia è questo, diciamo, potrebbe renderti un dottor Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che ci possono essere risultati positivi e risultati negativi, a seconda di chi la utilizza. È una conoscenza diffusa. In quanto conoscenza diffusa va nelle mani di tutti. Ecco perché molte cose non possono uscire così. Sono molte cose che, per esempio queste competenze sui materiali ceramici, noi abbiamo ricevuto richieste di consulenza da paesi tipo Iran. Allora, in the name of God, please assist us. E loro premettono tutto questo. Vabbè, non è che dall'America è tanto meglio pure. Dall'India una volta volevano l'aiuto per sviluppare un disco di questa dimensione, 30 cm, che era praticamente il materiale frenante di un cacciabombardiere. Però non ci sono andato. Però il rischio è questo, diciamo, che ti chiamano, tu non sai perché cosa stai andando, però. Certo. Si chiamano enabling technologies, diciamo, tecnologie abilitanti. E abilitano sia il bene che il male. Un po', non vedo soluzioni alternative. Per lo più in questo mondo è successo che tecnologie pensate per il male, per la difesa, no? Poi avessero delle ricadute importanti in ambito civile. Come Tesla, le invenzioni di Tesla, in realtà lui le aveva finalizzati per scopi buoni, ma sono stati utilizzati per. Hanno aperto l'altra porta. Bisogna rigettare, totalmente rientrare nei boschi, ci sono delle teorie anarcoliche diciamo, che bisognerebbe proprio andare indietro per evitare questo tipo di meccanismi.
Comunque sia, diciamo, quindi in questo caso dalla stampa, dal modello 3D CAM, siamo passati all'attrezzaggio. Questa è una stampa di resina con la stereolitografia porosa, che, e questo è un negativo in gesso. Quindi tra l'intercapedine di questo sistema di plastica e e il gesso abbiamo fatto avvenire la colata di una sospensione ceramica all'interno delle fibre, ottenendo in questo modo un composito ceramico. Quindi la prototipazione rapida come attrezzaggio per fare stampo, contro stampo, modello, per ottenere il nostro. Questo è un processo che abbiamo brevettato a livello internazionale, si chiama PICOM, Plaster Infiltrated Ceramic Composite. E che abbiamo cercato di trasferire poi negli ambiti, come dicevo, civili. Negli ambiti spaziali, in realtà, tutte le ricerche che stiamo facendo partono da un livello di laboratorio per arrivare a testi di derivazione spaziale. Ma io sarei il primo a non salire su un aereo che contenesse la mia pana di ceramica. In questo momento è ancora presto. Questo è il processo, diciamo, di manifattura che riguarda, diciamo, la costruzione di un composito poi modellato. Questa è un'anima ricavata dalla stereolitografia, attraverso sulla quale si avvolgono le fibre di materiale ceramico e poi vengono riempite da una matrice ceramica. La matrice ceramica viene lavorata a controllo numerico. In questo caso, quindi, nel processo di manifattura, questa è una potenziale alternativa alle pale delle turbine metalliche. Per ottenere, siamo stati coinvolti in un progetto europeo che si chiama Green Engine, quindi un motore ecosostenibile che attraverso la componentistica ceramica potesse minimizzare aumentare l'efficienza portando a più alte temperature in materiale senza essere raffreddato. Essendo la lega di densità oltre 8 grammi per centimetro cubico, l'aereo ha un carico pagante che è una frazione di tutto il peso del veicolo, perché è notevolmente appesantito dalla componentistica metallica. E uno fa il componente leggero, come per esempio il Boeing, no? Che si sta facendo a grottaglie, no? È tutto fatto in fibra di carbonio, no? Si alleggerisce di molto. E la stessa cosa, diciamo, si studia nel campo dei componenti motoristici, cioè oggetti di ceramica più leggeri, più resistenti al caldo. E questo è una nostra collaborazione con Avio, che ha portato a questo brevetto internazionale per fare la pala. Questa pala è stata poi testata. Questo è quell'esempio che vi facevo vedere di lavorazione meccanica. Questo è il processo PICOM che abbiamo brevettato. Quindi dal modello CAD, l'attrezzaggio dal modello degli stampi, dal modello degli stampi negativo per prototipazione rapida dello stampo, dal modello negativo dello stampo al collaggio in gesso dello stampo e lo stampo diretto per quindi tutta la stampistica ottenuta con una combinazione di stampanti tridimensionale, replica in gesso, eccetera eccetera, per ottenere poi il processo di manifattura della pala. Quindi intorno all'anima di plastica si avvolgono le fibre di ceramica e intorno queste fibre di ceramica si dispongono nello stampo di gesso, avviene il collaggio in questa griglia, la sospensione ceramica dalla griglia diffonde verso le fibre formando un'anima ceramica composta. Vabbè. Questa siamo entrati all'interno di una sorta di competizione nazionale, per cui Avio ha dato licenze di competenza con il decreto di Torino delle industrie private e a noi il compito di sviluppare dei concept. A differenza di tutti gli altri concept, c'è stato uno solo che è arrivato al primo fuoco, cioè
al test della pala nel burner rig, nel sistema che simula le condizioni di take off, non è stato montato sull'aereo ancora, però si sta simulando. Tutti gli altri si sono rotti prima, c'è stata un'azienda che ha prodotto una pala che al primo fuoco si è spaccata e noi siamo andati avanti fino a 800 fuochi, perché diciamo si è un po' spicchiolato, non si è compromesso ancora integra. Quindi il materiale è estremamente performante, come vi ho detto, per diversi scopi. Speriamo che apra le porte del paradiso. Questo è l'effetto di un piombino sparato. Uno dei test più importanti per questi materiali devono simulare l'impatto dell'uccello sulla turbina. No? Quando un uccello viene risucchiato dalla turbina, questo può demolire le pale e distruggere, quindi compromettere il motore. Quindi si chiamano foreign object damage, un oggetto che viene da fuori viene sparato a 200 metri al secondo contro la turbina. Il materiale, così come concepito, ceramico ma non fragile, a differenza di un materiale ceramico, se viene urtato, si rompe in maniera fragile, materiale ceramico tenacizzato o viene scalfito o viene addirittura trapassato senza rompersi. Quindi questa è una delle caratteristiche. Però poi cambia. Però intanto diciamo. No, almeno non si distrugge. Se il danno non è superiore a un certo tipo di impatto, diciamo, ancora si va, però poi. No, però voglio dire, la foratura non può creare poi un sistema aerodinamico, un effetto a catena di. Ma nell'industria aerospaziale quello che funziona è che periodicamente tutte le componenti della turbina vengono sottoposte a monitoraggi, quindi dopo che torna, se trovano il buco, così come se trovano una paletta metallica, quindi c'è un problema di manutenzione periodica su queste componenti. Questa, come vi dicevo, è la paletta della concorrenza che si è spaccata subito. Questa invece è quella nostra che dopo 800 cicli l'hanno tolta, stava un po' ammaccata, un po' bruciacchiata, però era un po'. Parallelamente a noi, Avio, no? Ebbe la lungimiranza nel 2006 di darci una commessa per studiare questo sistema. Poi, dopo che finimmo il contratto, abbiamo fatto il brevetto internazionale, eccetera, si sono voluti fermare. Sono stati nel frattempo comprati dalla General Electric, che sta puntando pesantemente su questa tecnologia. Parallelamente al nostro processo brevettato ci sono altri processi per ottenere queste componenti. E noi siamo rimasti, diciamo, l'abbiamo sviluppato, adesso siamo in collaborazione con altri gruppi industriali. Avio ha rinunciato, ed è uno dei destini più frequenti della ricerca tecnologica, quello di rimanere quanti a cassetti. Anche per questo, diciamo, lo sforzo di costituire questi spin-off accademici per valorizzarli, che però è una grossa sfida. Va bene, io diciamo a questo punto mi fermerei. Se ci sono curiosità, quello che mi piaceva in questo incontro era questa possibilità di cross specialization. Adesso soprattutto architetti e designer ci conoscete un po', no? Sapete che in questo dipartimento di ingegneria si sviluppano delle competenze nel campo dei materiali, per lo più sono ricerche finalizzate a settori di punta, ma che sono a disposizione per sviluppare insieme degli utenti. Volentieri ci facciamo da service per sviluppare delle applicazioni, dialoghiamo per sviluppare consulenze, competenze. Abbiamo questo braccio tecnologico che è la spin-off accademica che va a servizio di supporto sulle competenze costruite nel dipartimento. Quindi diciamo, questo è il panorama che facciamo. Spero di non avervi annoiato. E per quanto diciamo sono esempi, adesso nel pomeriggio la collega vi darà un quadro completo invece di quello che è lo stato dell'arte delle tecniche di controllo generale. Io avrei dovuto fare questa cosa un po' dopo, nel senso, conoscendo voi lo stato dell'arte, arrivare a questi esempi.
non è stato programma possibile. Non l'ha reso possibile, però diciamo, tanto resi conto di questo, che ripeto, c'è il picco delle aspettative. Dopo il picco delle aspettative ci sarà per molti la disillusione, no? Non tutti arriveranno a superare la valle della morte, però secondo me vale la pena, diciamo, tentare il volo e con un po' di fantasia, un po' di intelligenza, capendo che il paradigma non è che la stampante 3D è quella, no, che è la rivoluzione, ma è, no, il simbolo della rivoluzione, uno strumento valido per la rivoluzione, no? Allora ci possono essere. E in Italia ci sono delle cose molto simpatiche che stanno andando avanti. C'è questa ditta questa ditta di Vicenza che sta facendo delle cose bellissime e che si sta aprendo anche al settore consumer, quando gli oggi partecipano alle fiere dei maker, alle cose. E quindi c'è. Le macchine ai gioiellieri, ai gioiellieri e odontotecnici. Adesso vogliono puntare verso il settore consumer.